Sì, ma anche in giro per il mondo. Sì, sì. Dai. Allora. Allora, numero 9 del vicepresidente. Modificazioni, integrazioni, schema FICO di contratto per la conduzione della sperimentazione clinica adottato con il GR 890/2013. L'adozione schema tipo di contratto per la conduzione dello studio osservazionale. Claudio viene, non viene? Che ci fosse, diciamo. Eh? C'era. Avvisalo magari. Siamo. Andiamo avanti, dai, facciamo noi. Allora, poi dalla 10 alla 17 sono rilasci, perfetto, o rinnovi di accreditamento. Perfetto, 18. Del vicepresidente, revisione procedura per la realizzazione degli audit regionali verso le autorità competenti territoriali di quella di GR del 2012 e riformulazione del programma di audit regionale 2014-2015. Numero 19, direttiva che è una riscritta, direttiva vincolante, ex articolo 8, legge regionale 41 del 2006, per aziende, enti e istituti di territorio regionale. Questa qui non è meglio farla quando ci sono rossetti e montati, ma faremo. Manca anche Rossetti. Facciamo venerdì prossimo, dai. Tanto. Numero 20, assessore Barbagallo, approvazione del piano finanziario 2014, previsto ai sensi della Convenzione Regione Liguria, Corpo Forestale dello Stato, impegno euro 120.000. Numero 21, assessore Berlangeri, rinnovo convenzione tra Regione Liguria e Sistema Camerale Ligure per la gestione delle attività dell'Osservatorio Turistico Regionale, impegno di spese di euro 80.000 per attività 2014. Numero 22, assessore Berlangeri, assegnazione alle province al Comune di Genova dei finanziamenti regionali, esistiti dall'articolo 4, comma 3, legge regionale del 2006, per le funzioni attribuite concernenti il funzionamento degli uffici IAT per l'anno 2014, impegno di finanziazione euro 1.346.837,62. Con questa, per tutto l'anno, finanziamo l'apertura e il funzionamento degli uffici di, degli uffici di informazione e accoglienza turistica di tutto il territorio regionale. Vuol dire esattamente IAT? Informazione e accoglienza turistica. Informazione e accoglienza turistica. E noi utilizziamo 1.346.000 euro di risorse, diciamo, fresche del bilancio attuale del 2014 e poi 423.000 euro invece di residui degli anni precedenti. Quindi complessivamente impegno di 1.770.000 euro per tutto il territorio, che consente di fare in modo che a Imperia vadano 560.000 euro, 600.000 euro a Savona, 300.000 euro alla provincia di Genova, 170.000 euro alla provincia di Spezia e 140 al comune, 140 al comune di Genova. Quindi complessivamente 1.770.000 e copriamo tutto l'anno. E quindi adesso per tutto il 14 siamo a posto. Ufficio di informazione e accoglienza turistica per tutto il 14 siamo a posto. Poi abbiamo da coprire la parte delle spese, delle altre funzioni, diciamo, che non sono informazione e accoglienza turistica, per le quali abbiamo già 423.000 euro, che è un risparmio rispetto all'utilizzo delle risorse residue degli anni precedenti. Va bene, andiamo avanti. Allora, numero 26 dell'assessore Briano, da inviare. Sì, no, abbiamo finito il lavoro solo da aggiustare per l'assessorato e la porto vedere. Settimana. Numero 24, assessore Briano, procedura di via regionale, relativa al progetto per l'impianto eolico sulla diga forana del porto di Genova. Proponente Enel Green Power, pronuncia negativa di compatibilità ambientale. Questo non è negativa per le nostre valutazioni degli uffici, ma è negativa per il parere ENAC, per il sorvolo di quella zona. E quindi noi adesso stiamo riprendendo anche altre possibilità, però su questo progetto il parere è negativo. Perché dobbiamo pronunciarci allora? Se perché sì. Nella procedura di via ci sono i pareri di tutti i soggetti competenti e questo qui è vincolante come parere. Purtroppo è così. Io Presidente devo chiedere, no, su questo non dico nulla, se quest'altra settimana quando riprendi poi gli approfondimenti, un venerdì facciamo un approfondimento sulle
Ecco, volevo dirlo anch'io, perché fra l'altro sono arrivati dei pareri della sovrintendenza, infatti volevo chiedere anche se ci poteva essere Gabriele, per esempio nella zona di Vade Quigliano. I pareri negativi sul paesaggio in una zona dove ci sono c'è la centrale Eneche. Allora, ore 15 del venerdì 21 eolico. Ok, è indispensabile Io, Briano, Cascino e Uffici. Ah, e poi però facciamo anche poi successivamente degli incontri con la sovrintendenza. Il nostro parere sarebbe positivo se venisse superato. No, chiedo solo. È solo perché per il discorso della sicurezza dei voli. E per noi superare solo quello va bene. Sala, credo che la stiano già cambiando. Esatto. Aspettiamo una nuova ipotesi e poi vediamo. Va bene. Se gira che non si non lo sa bene, parere negativo di lui. C'è il palco della palude lì, Sempre mi dica il palco della palude. Andiamo avanti, via. Al numero 27, sono Brianna, 20 metri sul territorio di Ligure nei giorni 25 dicembre 2013, 4, 5, 16, 20 gennaio 2014, 20.000 a favore del comune di Magliolo e 150.000 a favore del comune di Pigna. Allora, ho impegnato fondi del mio bilancio sulla difesa suolo per gli unici due interventi che riguardano, però secondo me sono una, secondo noi sono una priorità assoluta, che riguardano acquedotti e fognature, che si sono rotti a causa delle frane. E quindi sono 50.000 euro a Magliolo per l'acquedotto e 150.000 euro a Pigna perché si è rotta la fognatura. Qui dice nel titolo 150 Magliolo. Ah no, capito. 50, ma, no, leggevo male. Abbiamo concordato con i sindaci, sono i soldi che hanno bisogno per fare la prima. Leggevo male. Sì, è scritto prima e non dopo, sì, ho capito. Ma abbiamo concordato con i comuni. Ma questa cosa qui c'entra con quella vicenda là o no? No. Con quella contenzioso vecchio, con Magliolo. No, questa è una frana che riguarda anche Pietra Ligure. Quel contenzioso vecchio con Magliolo come si risolve? Possiamo aggiornare venerdì che la stiamo... Sì. Perché quella cosa... L'origine sono quelle delibere che non piacciono al bilancio, no? Cioè che dicono e non dicono in poche parole, no? A livello di programmazione, però il comune l'ha presa come una delibera di impegno vero e proprio, ha speso, poi noi non abbiamo più onorato, come dire. Quindi sono rimasti scoperti, guardatevelo un po' bene. Cos'è la roba tua, Gabriele? All'epoca, all'epoca sì, è stata roba del nostro bilancio, roba del condono. Era una delibera di indirizzo, è stata presa come delibera di così. No, d'accordo. È stato un bel guaio. Non è così semplice. I comuni piccoli sono. Ha fatto i decreti aggiuntivi. Vabbè, comunque questi qui quindi sono 200.000 euro a favore di Magliolo e Pigna per opere legate alle acquedotti, diciamo, no? Sì, sono legate agli eventi, in realtà, perché questi due comuni? Perché nelle schede sono gli unici due comuni che hanno avuto danni, a fognatura e acquedotti. Bene. La fognatura crea problemi, è urgente, va bene, e lo stesso l'acquedotti. D'accordo. Serve anche l'ospedale di Pietra, tra l'altro. Quindi. Bene. Numero 27, assessore Buccinelli. Poli, Ligure, Affetto 2007-2013, approvazione bandi attuativi S1, linee attività 1.26, aggregazione imprese a favore di associazioni intraditoriali, associazioni di micro, piccole e medie imprese e approvazione convenzione con FISO, impegno totale di euro 2 milioni. Ci sono due bandi, siamo alla fine, perché dopo questi arriverà l'ulteriore la riapertura del bando per le sale cinematografiche per la presentazione
al digitale, che lo riapriremo perché ci abbiamo altre richieste. Questo di fatto per le imprese ormai è l'ultimo bando, sono due bandi in verità da 1 milione l'1, uno rivolto alle micro e piccole imprese per costruzioni di reti e uno rivolto alla sezione di categoria per attività di promozione e di fertilizzazione attorno al tema delle reti di imprese. Quindi sono due bandi da 1 milione l'1. Assessore Rambaud, di adesione di Regione Liguria all'iniziativa Unità Mobile di Pronto Intervento Sociale in Burkina Faso per minori di strada e ragazze madri in situazioni di rischio. Numero 29, Assessore Rossetti, approvazione elenco dei servizi e delle forniture da acquisire in economia mediante ricorso al prossimo fiduciario per l'anno 2014, articolo 6,3, regolamento regionale numero 3 del 2012. Numero 30, Assessore Rossetti, variazioni per euro 10.000, bilancio 2014, sede dell'articolo 7, legge regionale 42 del 2013, adeguamento, capitoli di entrata e di spesa relative contabilità sociale, primo provvedimento. Numero 31, Assessore Rossetti e Vicepresidente, deliberazione 73 2013, del Direttore Generale dell'ATO numero 3 genovese, concernenti il bilancio di esercizio 2013. Numero 32, Assessore Rossetti, Assessore Boitano, decreto 213, 30 dicembre 2013, dell'amministratore unico dell'arte di Rossetti, concernente il bilancio economico di previsione per l'anno 2014. Determinazione. Numero 33, Assessore Rossetti, approvazione degli esiti delle procedure di mantenimento dell'accreditamento degli organismi informativi. Revoca accreditamento. FTA diretti. Numero 34, Assessore Rossi, approvazione del codice di comportamento del personale. Come devono essere vestiti? Cosa vuol dire? Regionale. Cosa vuol dire? Come devono essere vestiti? Come si devono presentare al lavoro? Quindi sul serio? No. Ah, questi qui sono le casche del libero con cui fanno 10 pagine. La rivista bene o no? No, è stata concordata anche con l'RSU e quindi ce l'ascolto. Questo non è un... Non è un... però... diciamo che non scatena le rimostranze della vostra... Con libertario come te che fa un codice di... Ma è prevista dalla normativa, cioè, dalla normativa nazionale. Prevista, visto che al governo nazionale ci sono pochi libertari... Se non fosse prevista, diciamo, non ci sarebbe gusto non farlo. Comunque... L'hai guardata bene, sì. L'ho guardata, diciamo, in maniera molto superficiale, ma ci ha pensato il... Questo è un ulteriore elemento di preoccupazione. Siccome hai registrato il fatto che ti ho messo in guardia, va bene. Numero 36, Assessore Rambaudi e Vicepresidente, una richiesta di parere al Consiglio sulla proposta di regolamento della Giunta, regolamento regionale di attuazione dell'articolo 8 della legge regionale 52 del 2009, norme contro le discriminazioni determinate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere. Va bene, quella dei concorsi la possiamo fare venerdì prossimo in un clima che, come dire, che è finita un po' di tensione politica o no? Ovviamente... Quella direttiva. No, no, tensione politica fuori da qua. Sai che tutto ormai... Sono tutto ormai oggetto di... Ormai capisco come si dice. Vedo gli elastici e capisco. L'abbiamo fatto da mo'. L'assunta presidente. Beh, erano tutte cose ordinarie, insomma. Allora,
del vicepresidente. La nuova lettera era quella che volevamo rivedere. Ah sì, come l'ho detto, io non me ne accorgo. Volete inviarla? Perché ci sono delle incongruenze nel testo. Ce le rivediamo. Però c'era qualche problema. Allora, facciamo una cosa, se va bene, quindi la proviamo. Dategli il numero. No, dategli il numero finale, ultimo numero. Il segretario. Poi se va bene la proviamo, se non va bene. Allora, vicepresidente, approvazione protocollo di collaborazione tra Regione Liguria e Farma Industria, Associazione delle Imprese del Farmaco, finalizzato al trasferimento di conoscenza ed attività formative sul tema della ricerca clinica in ambito farmaceutico. Questa è una cosa importante che presentiamo, che firmiamo, se la giunta approva naturalmente, il prossimo, con Farma Industria, che è un accordo per la collaborazione per le sperimentazioni cliniche. Siamo già una regione importante, aumentiamo quindi le opportunità per i pazienti e naturalmente di crescita professionale e scientifica dei nostri operatori. Assessore Buccinelli, approvazione bando agevolazioni per aggregazioni tra aziende appartenenti a distretti produttivi e filiere settore nautica, a seguito di rimodulazione del progetto finanziato ai sensi del decreto ministeriale 75 del 2010, legge regionale 33 del 2002 e modifico atto aggiuntivo del 7 dicembre 2011. E lì proviamo a riutilizzare un finanziamento che avevamo sul discorso della rete di impresa a parte del Ministero, lo dedichiamo al settore della nautica, perché sollecitazioni da questo punto di vista imprese di alcuni ambiti territoriali le hanno avanzate e guardiamo se riusciamo ad accompagnare. Del Presidente, concessione del patrocinio e l'uso del logo della Regione Liguria ad iniziative varie. Del Presidente, programma Italia-Francia al COTA 2007-2013, parziale modifica alla deliberazione 59 del 2013 con riferimento all'ulteriore allocazione di risorse FESR. Cosa si fa con questa tutti la portata qui? Allora, poi il Presidente, associazionismo comunale, anche assessore Paita, associazionismo comunale, risorse finanziarie statali e sostegno delle unioni di comune. Impegno capitolo 493 euro 92.727,42. Sì. Sì. Coppia. Assessore Barbagallo, regolamento CE numero 1698/2005, programma regionale di sviluppo rurale 2007-2013, di attivazione delle procedure di presentazione delle domande di aiuto e di pagamento a valere sulle misure 112, 121, 123, 126, 216, 227. Questa è la delibera che va nell'indirizzo che avevamo detto anche dei dati che sono stati procurati da calamità naturale. Non puoi aprire un bando specifico per i danni. Esatto. Un ventaglio di misure, quindi sono quasi 50, 49 milioni di euro. Aperto con le impostazioni dei fondi vecchi, i fondi nuovi non potevamo aprire. Sono proprio così tanti soldi. No. La schiatura del barile è l'ultimo. Ma da 2 sono 49. No. La misura, ottimo, bravo. Su tutte le 8 misure. Ma la sostanza è che la sostanza che un po' potrebbe andare per alluvione, detta per capirci. La gente illuminata. Ci sono le misure citate. E come devono fare? Devono. Abbiamo un bando. Scade presentano le domande. Ma chi le può presentare? Comunque. Il comune.
che private, a seconda della misura. Comunque, questo potremmo dargli là, no? Potremmo presentargliela, mi sembra una cosa grossa. Potremmo dire anche quella cosa più piccola, ma comunque che dà il senso dell'impegno costante, quella di Renato. Dopo Zampini. Allora, cioè, delibera, ambiente, poi delibera, agricoltura. La illustri te Giovanni, questo ovviamente. Ma di questi 2 milioni andrebbero ai comuni per le frane, proprio parole, su bando? Il bando che si apre per la ristrutturazione delle strade, che possono avere accesso anche a quelle principalità che riguardano. Siccome è aperto anche ai comuni che hanno avuto, sarà anche un po' intelligente di chiesarmi al bando, fare in modo che dove andare a fare quelle norme, ti ha posto quelle vecchie, suppongo. Va bene, ok. Assessore Cascino, comune di Amelia, Spezia, conferenza di servizi, l'articolo 59, legge regionale 37 del 97, per approvazione sua di iniziativa privata per realizzazione di insediamento residenziale in variante contestuale al PRG per modifica destinazione d'uso da zona di una a. Allora, diamo, parere positivo a questo studio di iniziativa privata, che consiste nel recuperare due capannoni dismessi in località Colombiera, comune di Amelia. Allora, c'è una riduzione, sono due capannoni insomma, abbandonati, in stato di degrado da tanti anni, si riduce il volume da 17.000 metri cubi a 12.000 metri cubi, ovviamente, dopodiché insomma, ci sono anche delle compensazioni pubbliche come interventi di allargamento della strada, realizzazione di un tratto di pista ciclabile, stessa destinazione d'uso? No, cambiando destinazione d'uso, diventando residenziale. Spazi pubblici, spazi verdi, dopodiché il comune incassa anche la somma di 250.000 euro. Sono zone tranquille, come menzionato. Sì, sono tranquille. Volevo far notare che a seguito di questa operazione... Nel senso che c'è il parere loro, positivo. Dal punto di vista sia urbanistico che ambientale. No, fa notare che il comune, oltre a cose dovute per legge, incassa 250.000 euro che poi destinerà per mettere in sicurezza e per fare altre opere idrauliche nel proprio territorio. Comunque, tutto conforme al piano PTCP regionale. Bene. L'assessore Cascino, nulla osta ai sensi dell'articolo 69, legge regionale 36 del 97, a variare il piano territoriale di coordinamento paesistico in sede di approvazione del piano urbanistico comunale del comune di Cesio, Imperia. Sì, parere positivo, il comune di Cesio fa il PUC, e quindi un altro comune che si dota del piano urbanistico comunale. Parere positivo, un paio di prescrizioni. Sempre dall'assessore Cascino, comune di Sanremo, approvazione di varianti alle norme tecniche di attuazione del PRG concernente l'adeguamento delle definizioni, delle tipologie degli interventi e dei parametri urbanistici edilizi previsti dalla legge regionale 16 del 2008. Anche questa positiva, lo so notare che è una variante di carattere normativo, cioè adegua le norme del PRG del comune di Sanremo alla nostra legge sull'edilizia, la 16 del 2008, quindi parere positivo, una variante normativa, ecco, tengo. Dell'assessore Rossetti, accreditamento a strutture formative, macro tipologia di GR 1608 del 2007, non ammissibilità della domanda di accreditamento dell'organismo formativo laboratorio del bus e dell'ospitalità di Varazze, Savona. Posso chiedere? No, già che Cascino c'ha la bocca aperta. Beh, lo prendo come un complimento. Certo, non può essere che così. Siccome giovedì c'è il tavolo giù al Ministero per l'appiaggio alle 15.30 sul piano industriale, volevo sapere la parte urbanistica di finale, a volte venisse fuori
cosa sempre in corso la bassa. Sì, ma è parte ambientale, non parte urbanistica. Va bene, sono in fondo io sempre. No, no, ovviamente all'interno del procedimento urbanistico c'è, però è un c'è valutazione. È un procedimento. No, avanti. Però è un procedimento sta andando avanti. Sì, hanno cioè, in termini di 90 giorni. È un po' fatto perché il comune c'è chiesto. Io quello che chiedo è che non ci siano atti nostri pregiudizi, poi la scelta del comune, se no, non è nostra, assolutamente no. Cioè, se è il comune che non ti consente di andare avanti col procedimento, guarda che non siamo noi. Dunque, volevo dire che giovedì si è creato un po' di ingorgo, nel senso che c'è Piaggio alle 15.30 e la riunione generale dello Stato alle 16. Nel senso che sulla base della richiesta fatta a Saccomanni ci hanno convocato alle 16.16. Adesso io mi dividerò un po', magari venga la persa un po' e vado là, oppure chiediamo di spostare qualche orario, lo vediamo un attimo. Comunque per Piaggio, vedi tutte e due? Sì, questa volta non è proprio così. C'è una cosa. Volta è tutta roba. C'è una cosa a fare. E, mentre invece per il secondo appuntamento vengono Rossi e Murgio, chi viene? Rossi e Murgio. Va bene. Ma io ci andrò per motivi evidenti. No, manca il pomeriggio, lo stato regionale ci devo andare, perché sono le cose mie, ci possono portare le. No, ma dico al mattino io ci devo andare per evidenti motivi. Insomma. Nel senso che alla conferenza in cui c'è la questione di Arani. Vabbè, insomma, quindi poi vediamo un po', magari potremmo chiedere anche alla ragioniera di spostarla con noi 5. Vediamo un attimo, adesso me ne occupo per vediamo finito. Comunque, quindi, Lorena c'è, voi due ci siete, Rossi c'è, funzionari, segretario ci sono. Perfetto. Dell'assessore Rossetti, approvazione offerta formativa regionale di percorsi triennali di istruzione e formazione professionale in regime di sussidiarietà integrativa per il corrente anno scolastico 2013-2014 e programmazione dei percorsi per il prossimo anno scolastico 2014-2015. Poi ci sono due fuori sacco che però bisogna vedere. Allora, del vicepresidente, erano due, sì. Modalità di autorizzazione e di accreditamento delle attività sanitarie e sociosanitarie oggetto di sperimentazioni gestionali. Allora guardiamo ancora un attimo. Vabbè, vale la cosa di vediamo qui anche questa. Non è la 9. Allora la 9 va bene? Sì, a meno che non andate due delibere uguali, sono tutte no, 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 questa è la 9, una specie di convenzione. Sperimentazione clinica. No, diverso. Sì, sì, sì. No, allora no, andiamo avanti con la 9 e vediamo. Questa qua la facciamo con la bianca. Vediamo. Perfetto. Le cose che suggerisce lo questa è quella di Altezza. Questa e poi invece c'è di nuovo l'altra sempre che era approvazione piano assunzioni dell'AS. Questo no, facciamo, scriviamo però che per il sistema i costi devono essere di partenza. Quindi quello che si sposta da un'azienda all'altra, un'agenzia a un'azienda, non devono prendere persone a prove. E poi un argomento dell'assessore Berlangeri
adesione all'iniziativa dall'Expo ai territori. Spiego qualcosa. Io il titolo l'ho letto. Perché cominciamo, ricordate l'altra volta vi avevo detto che c'era questa proposta del Ministero della Coesione di fare 25 progetti sulle regioni italiane, uno per regione, meno quelle del sud che abbiamo. E entro il 15, quindi entro domani, dobbiamo presentare i format di proposta, quindi noi avviamo la procedura, poi andrà avanti con un'attività concertativa che dovrà chiudersi entro la metà di marzo. Che cosa succederà? E presentiamo due format sulle due aree territoriali regionali su cui è possibile per il numero di abitanti entro cui bisogna stare, oltre 300.000 non è possibile, quindi l'area di Genova è impossibilitata a partecipare per vincolo previsto dal provvedimento ministeriale. Dove lo facciamo? Un'area ponente e levante. L'area ponentina la centriamo sulla dieta mediterranea, sull'olio e sull'oliva, che è un tema molto forte perché rappresenta un'identità del luogo, ma anche una buona pratica per l'alimentazione del mondo. E sul Levante invece la puntiamo sulle produzioni vitivinicole e quindi sull'uva e sul vino, in parte anche se non in clave, sulla parte del biologico. Per fortuna non ci sono sostanzialmente impegni finanziari, diciamo, che dobbiamo sostenere, rasserenare un amico Pippo, perché è possibile utilizzare sostanzialmente le cose che già si fanno, no? Quindi mettere dentro eventi che già sono in programma e che già sono finanziati come fonte di cofinanziamento. Quindi il cofinanziamento è già in essere e i 300.000 euro che arriveranno dal Ministero sono in buona pratica al 100% liberi per fare le attività. I due format contengono delle proposte di valorizzazione ovviamente delle produzioni agroalimentari legate agli eventi dell'agroalimentare che già Giovanni, vuoi firmare anche te l'argomento? Abbiamo concertato insieme il discorso. L'argomento ponentino. L'argomento ponentino, c'è anche la parte levante. No, ma per i firmatari. Dicevo, c'è una parte di valorizzazione degli eventi sull'agroalimentare e poi c'è una parte di valorizzazione dei beni del patrimonio anche culturale. Ad esempio, sulla parte del ponente. Ci concentriamo sulle vie del sale, sulla via Beretta, che è la via dell'Imperatrice, dove c'è tutta una serie di fortificazioni, castelli che sono stati oggetto di finanziamento col Porfesa. Quindi ci consente di fare un intervento che non è soltanto fine a se stesso, ma lascia qualcosa anche dopo che l'Expo è passato. Bene. Andiamo avanti e proviamo. Io non so nulla delle cose che lei mi chiede. Sì, non ha scritto, l'ho visto. Non so, vedetelo da voi. L'audizione al Senato. Vedetela poi, dai, no? Vedetela voi, dai. Abbiamo finito? Allora, ci sono ancora due comunicazioni dell'assessore Rossetti di adesione alla Forza, Cuba, forza. Va bene, va bene, va bene, va bene. Tutte le arti vigore di Borgo Comune. Andiamo avanti. Basta. Oh, dai. Dunque, che ora arriva Zampini? Mezzogiorno. E la conferenza stampa che ora è? Una mezza. Sì, poi non lo terremo qui un'ora e mezza, faremo una pausa, va bene. La settimana turbolenta questa, ma vabbè, ma sono dettagli. Allora, cartella gialla, dal fondo. Trovo San Giacomo, no. Ah, che bravo. Allora,
avevate due schede presentate venerdì scorso, poi non si fece giunta, che sono due scuole, una a Tovo San Giacomo che si inaugura a settembre, una a Varese Ligure che si inaugura ad aprile. Io non ci avrei pensato. Invece, oggi presentiamo, dopo Zampini, sarà una conferenza stampa abbastanza lunga, visto che la rete stamattina si allunga appassionata di Sendanzano. I liberisti sono all'attacco, invece ho visto. I keynesiani sono sulla difesa. Dunque, presentiamolo, farà Claudio naturalmente con Bedogna a casa della salute di Pedi, che lavori sono presentati, sono 6 milioni di euro. Pare che insomma stia andando dentro più non posso. È un'aspirazione storica, lì si vende il Martinez, se mai ci riusciremo, si fa accanto questa piastra addosso, giusto? Io non l'ho vista, ma non l'ho riletta, ma insomma penso che vada bene. E poi si presenta un bel recupero del castello dei Dori di Dolce Acqua, i cui lavori finiranno ad aprile, quindi mai ci si. Poi ci avete il programma completo di febbraio, salto 1. In cui facciamo ancora parecchie cose. Dunque, domani mattina mammografia e TAC a Sarzana. Poi, non è l'inaugurazione, quindi non è scritta qui, ma andiamo a Spezia, facciamo quella cosa, o prima a Spezia, non prima, so, prima. Perfetto. Cioè, praticamente cominciamo a lavorare il ferrettino a partire dalla... Poi credo tutte cose concordate con l'assessore, almeno così spero, Gaslini il 24, giusto? Alloggi Arte Cornigliano sempre il 24, consegniamo 13 alloggi. Ospedale Santa Corona che deve essere un attacco il 25, e poi facciamo tante cose ad Arcola. Si inaugura una piazza, messa a posto una antisismo di una scuola e fotovoltaico di una scuola. Poi ci sono le prime cose di marzo, che sono il 7 Piazza delle Erbe, la scuola che si inaugura, l'8 il comune di Follo, la fazione di Torenco messa in sicurezza, e quindi ambiente, il 10 la scuola di Perinaldo, con due scuole in 4 giorni. Ah, ecco, si inaugura il 24 ospedaletti, il 22 in occasione della Milano-Sanremo, che è il giorno dopo. Sì, il giorno dopo, il 23, diciamo, sono... Cosa, domenica, il 23, sabato 22. E poi c'è una piccola cosa di errore che facciamo, approfittando del fatto che siamo ospedaletti, che sono i sentieri, queste cose qui, no? Giusto? I sentieri, queste cose qua. Va bene, forse. Poi settimana prossima vediamo le altre, insomma. Settimana prossima cosa ne abbiamo? 21? 21, 28, vediamo il quadro completo. Marzo. Va bene, perfetto. Sì, questa qui di ospedaletti è l'ultimo pezzo dei primi 24 chilometri. No? Fatto questo, poi bisogna cominciare a pensare ad andare avanti, in particolare nella zona del computer, nella zona imperiese. Sembra che le cose lì a proposito di ferrovia 24 si stiano mettendo bene. Sulla frana in quanto tale mi pare che ci siamo. Insomma. Qualche problema in più ci hanno per il pontone, perché c'è un problema di scogli. E poi, seppur non nei tempi previsti, perché forse è un equivoco, sembra che la magistratura sblocchi la vicenda e che si possa ripartire col cantiere finalmente. Ed era doppio, insomma. Adesso naturalmente poi invece per ciò che riguarda la finanziamenti per il lotto costruttivo successivo, mi pare che bisogna aspettare il nuovo governo.
Comunque, ha detto Tullo che ogni volta che si va a incontrare un sottosegretario per l'amianto cade il governo. Ho visto della Ringa ieri al pomeriggio, anche tu confermi, no? Che c'è questa edizione. Quindi ogni volta che vogliamo far cadere un governo chiediamo un incontro per l'amianto. Perché a me non ce lo concedono no, più. Quindi chiedono se tutti i sottosegretario sono per essere di Espoli. Ah, ecco, quindi comunque sia cambia il interlocutore. O il governo in te o almeno in te. Ma ce li farò. Va bene, dunque, già che siamo all'amianto, l'incontro per quanto vale è andato anche abbastanza bene, insomma, nel senso che il sottosegretario della Ringa e i rappresentanti nazionali di INAIL e INPS hanno convenuto che bisogna porre rimedio a una situazione inaccettabile, cioè che non si può bloccare l'applicazione sull'amianto perché c'è un'indagine a magistratura aperta. Voi sapete che abbiamo fatto un'iniziativa importante con il comune e col sindacato, poi della Ringa ci ha parlato anche un po' brevemente prima della riunione, ha incontrato i parlamentari il giorno precedente, ieri c'erano Tullo, Paranta e Giacobbe. Questa cosa avrebbe anche una qualche ripercussione importante sulla vicenda Ilva, ma il sottosegretario ci ha anche sconsigliato l'approccio romano di presentarla così, e lo dico solo per oggettività, ecco, no? Cioè nel senso che c'è tutta la preoccupazione che... Ah no, che devo dire qualcosa. C'è tutta la preoccupazione che questa cosa venga presentata come un ammortizzatore, cosa che non è, e questo è un diritto, diciamo, di chi è stato esposto. L'atteggiamento è effettivamente positivo e adesso vediamo gli sviluppi, poi quasi capire che la riprenderemo con... Mi pare di capire che la riprenderemo poi con un diverso, diciamo, interlocutore. Magari in quel caso no, ma voglio dire come interlocutore complessivo. Direi basta, no? Vuoi aggiungere qualcosa? Ecco, l'ultima cosa che trovate qua, e che adesso io vorrei chiudere, è il PAFAS iscritto, diciamo. Claudio ha aggiunto quella richiesta di... si chiama di Caio, nel senso che fargli difficile lasciare al greggio per 10 anni, non è, insomma, c'è poche cose. Sì, sì, è anche una cosa che ha chiesto. Adesso io ho fatto una chiacchiera, però proviamo a lavorare, no? Non è queste cose che le facciamo alla fine, non durante. Non si capiva mai. Facciamo alla fine, eh. Allora, io ho parlato con Donato e non è che ho concordato, diciamo, mi ha detto mandatecelo e vedete, vediamo. Nel senso che adesso la cifra attuale è 2,71, quant'è? Vabbè, insomma. Vabbè, 2,75,48, vabbè. Però a livello nazionale i miei colleghi mi hanno detto che è un tentativo, diciamo, lo dico anche al bilancio, di recuperare il taglio si farebbe con qualche possibilità. Naturalmente anche lì cambierà l'interlocutore di specifico il nome di Barca, ma poi questa questione dipende dal MEF ovviamente, non da chi è il ministro della coesione territoriale. No, è una mia riflessione. La tua riflessione è cattiva. No, positiva. Smette di fare cose inutili. Sì. Penso un po' quando le fai cattivo. Allora, mettendo insieme i ribassi, mettendo insieme quello che si perde, mettendo insieme forse il recupero del taglio, proveremo a farlo così. Proveremo. Adesso per adesso fammi finire, Pico, poi dici. Proveremo a farlo così, come numero, voglio dire. Adesso però perché sia fatto così, salvo che non ci siano ancora cose da vedere, abbiamo già accolto tante osservazioni,
bisogna che entro 28 ci siano schede e impegni sui cofinanziamenti. Quelle che non hanno queste due condizioni qui vengono tolte. Aspetta un attimo, lo so che vuoi fare, un minuto. Vengono tolte. Poi naturalmente se aveste, diciamo, qualcosa da dire, lo dite, se lo guardate, cioè per tutti, no? Questa qui va. Direttore assessore, perfetto. Quindi le condizioni sono: uno, avere le schede; due, avere il cofinanziamento, diciamo, cioè che chi riceve si impegna a cofinanziare, come, insomma, non so come funziona, sto parlando però gli uffici. E poi tre, che il MISE ce l'ha poi così com'è, perché non so se per importi e per tipologie sarà una discussione. Prego, dottoressa. Sì. Sì, allora, dottoressa, che mi ha detto ieri, brava che me la ricordate, è questo. Dare delle priorità. Non si può? No, il problema delle priorità è che avevamo detto di stare al mio. No, no, ma l'alluvione come patto di stabilità. Sul patto di stabilità incide solo la divisione di fondo per la quale non è stata dichiarata la stabilizzazione e di parte invece. No, no, ma no. No, è un altro tema, poneva la carta. Allora, andiamo con noi. È quello che più volte ci siamo posti. Andiamo con noi. L'alluvione recente, non è vero che il patto di stabilità non incide. Non incidono i 13. Ma siccome i comuni devono spendere molto di più che 13, quello che ci mettono, ce li mettono in patto. E allora l'assessore Rossetti dice, ma avevamo detto che gli davamo un po' una mano a questi comuni. Ora però abbiamo anche un tema della fare la spesa, tra parentesi, noi siamo bloccati da una vita sui FAS, eh? Qui tutti vogliono soldi ma nessuno ne li conta. Esattamente, siamo a 53 milioni e 790. Cioè, a FAS praticamente finita, abbiamo rendicontato 53 milioni su 300, insomma. Quindi siamo messi non bene, ecco. Non so, ognuno si guardi un po' il suo. Noi qua della stabilità avevamo sempre cercato di fare un ragionamento tipo, sa, Pesaro e FAS, Pesaro io penso a asse 3, asse 4, dove sono cose che... Vabbè, facciamo un po' e un po', dai, diamo priorità a spesa nazionale europea, e anche perché è l'anno decisivo, questo è l'ultimo sostanzialmente. E alluvione, ce la fai a contemperare un po', Pippo? Noi abbiamo fatto partire una richiesta ai comuni che ci dicessero qual era il loro fabbisogno di patto per l'alluvione. Nulla vieta domani lunedì mattina di dire ai comuni di estenderlo all'utilizzo dei fondi. Beh, chiaro che essendo l'ultimo anno buono questo, perché poi nel 2015 potrei solo spendere un po' di cose che poi ho deciso quest'anno sia sul FAS che sul FAS, no? Se non lo facciamo. Ecco, dopodiché ciascuno di voi dovrebbe vedersi un po' il problema delle rendicontazioni, cioè no, non voi ne dovete fare voi, ma i vostri settori, insomma, perché siamo fermi da 6 mesi al giorno, che non ci rendicontano più niente. Ma tra l'altro va messo a cosa? È possibile. È possibile. Dove risulta anche che allo stato attuale dei fatti ripartiscono 43 miliardi anziché 54. Ah, sul nuovo? Sì, la differenza tra i 43. Ma non possiamo fermarci sul vecchio. Beh, a solamente a disposizione per parlare. No, ma anche adesso. Ah, dico, adesso questo ci dà un documento che ce lo mettiamo in tasca. No, ma parliamone anche, ma dicevo... No, oggi no. Sì, la parola... Sì, io pensavo che avessimo più o meno chiuso l'argomento, ma c'è ancora da dire, siamo qua. Che io avevo... Prego. Io avevo in testa che noi non avevamo 300, ma 290. Sì, ho detto che ho parlato con Donato. Adesso però, se mi state a sentire, però è meglio. Scusate, lo ripeto. Ho parlato con i miei colleghi mi hanno detto che i miei colleghi presidenti
che è nato un'azione per recuperare il taglio dei 17, 17 e 9, sì, 18, che avrebbe qualche possibilità di successo, io la dico così. Allora, se fosse così, è meglio stare un pochino più alti, no? Allora abbiamo messo 30 milioni in più che penseremo di dividere tra tre voci: l'eventuale recupero, i certi, i bassi d'asta che ci saranno comunque, e diciamo qualche cosa che si perde. Questo è... Sulla base di questo abbiamo fatto questa ipotesi qui, che però adesso va chiusa, insomma, se no qui andiamo. Ho visto che è stato inserito i 150 della mensa del Cardarelli, ma temo che siano pochi. Però lì ci parlano, le notizie che io ho qui, perché c'è un che ho avuto dalla provincia, aspettavo adesso le cifre esatte, quindi, che c'è per l'intervento complessivo è un progetto di quasi 700 mila euro. Per l'emergenza, che è quella che consente di continuare l'attività, quindi la sala mensa e un'altra sala che non mi ricordo bene le funzioni, 5 milioni. L'intervento attorno ai 180 mila euro. Quindi se il 20% di quel finanziamento ce l'hanno, ci andiamo a 150, però è da fare una verifica ulteriore. Dovrebbe essere così. Temo che la provincia non metta 60 mila euro di impianti, cioè i fornelli. Ho parlato col prefetto, aspetta, che aveva lui. Adesso però io voglio dirvi questo, perché va chiusa sta partita, se no andiamo troppo lunghi. Ci sono anche i soldi all'alluvione, quindi non prendiamo mai più. Allora, chi ha da dire qualcosa lo dice entro mercoledì, poi basta, ok? Sì, diamo per chiuso. Mercoledì. Dopodiché, non è che quello che c'è è sicuro, perché abbiamo detto che dipende da tutte queste cose qui, no? Certo. Dipende da schede e cofinanziamenti. Chi entro il 28 non è in grado di fornire questo materiale, esce. Non è che possiamo andare all'infinito, no? Ci sono un po' di partite che vanno avanti da anni, insomma. Completamente d'accordo. È obbligatorio, no, il cofinanziamento, quindi... Ivan fa un po' insieme a Renzo da... Come si dice? Posso fare una domanda? Sì. Per alluvioni... 5 milioni. Non li trovo. Sì, passa da 16 a 21 l'importo. Però possiamo cambiare, invece che interventi sulla realtà infrastrutture danneggiate, perché qua sembra solo viabilità e infrastrutture. Abbiamo anche problemi di frane che insistono su case, persone evacuate, cose di questo tipo. Questa è una cosa già concordata con il Ministero, ma già quando abbiamo messo i primi 15 milioni... Allora, usate i 13 per le frane, i 5 per le strade. Va bene, facciamo così, vediamo più tutto. Giocate all'interno del salvadanaio. Bisogna sommare, FAS, non è tutto strade, bisogna sommare FAS, accise, 13 e PSR, no? Al momento sono queste. Abbiamo un po' di situazione. Ok, le decidiamo. Volevo chiedere una cosa, per velocizzare e... Era possibile trasferire dei progetti che attualmente sono sulle accise, tipo il Ponte di Tarasco e l'Endomarzo che è partito, sì, sì, direttamente su questi 5 milioni, se nel frattempo il bilancio ci consentisse un periodo di overbooking limitato, cioè finanziando anche i nuovi interventi che la Roncalo sta predisponendo, e poi in sede di assestamento di bilancio facciamo le compensazioni. Io dico, se riusciamo a verificare. L'ultima cosa, io trasmetterò le schede, ultime due cose. C'è anche quell'intervento su, che tutti chiamiamo lo Marzo, ma che in realtà è Bargagli, che è fatto. Non l'hai detto Carasco. Non ho sentito. Sono due progetti grossi e poi si farà una scheda con interventi piccoli più o meno determinati. Poi io provvederò a far trasmettere ai settori competenti, in genere tutta roba di infrastrutture, le schede che devono essere da loro compilate, come il Presidente e il Presidente. Per il progetto più grande, più complesso, che è quello della sanità, abbiamo già visto i colleghi della,
colleghi della sanità e il Stamattino ieri, e l'accordo è quello di fare un programma organico. C'è anche il dipartimento, c'era? C'è, che peraltro dovrebbe essere messo al corrente per caso, di cui non sa niente, mentre invece per la copertura... Ma quello ha chiesto Suma una cosetta, Sì. Perché lì poi bisogna verificare il problema. Che abbiamo fatto l'edificio che è a 3 piani, due sono finiti, bellissimi. Due sono finiti, sono bellissimi. Uno, la valutazione dei posti. Uno è al grezzo, io lascio queste cose così, mi piange il cuore. È importante che ci sia il cofinanziamento, una certa. Vabbè, ma saranno 100.000 euro. Okay. Per il San Martino, che è un rogo grosso, si è concordato, io ne ho parlato anche con Donato a Roma, perché è un investimento molto importante, quindi deve avere la certezza nel tempo di essere utile, diciamo così, e di concludersi nel 2018. Cos'è il 18, l'ultima data? Sì, 2018, perché loro entrano in accordo di programma quadro, quindi hanno dei tempi più lunghi. Adesso stiamo chiedendo il 2019 insieme alla Toscana, quindi vedremo. Per cui ieri abbiamo visto che si tratta di, non mi ricordo se 24 o 26 milioni di euro, per ora abbiamo messo 24, ma potrebbero salire a 26, quindi qualcuno dovrà uscire, articolate in 5 progetti. Sì, sì, ma facciamo fare a loro, va bene. Sì, lo facciamo insieme, perché hanno bisogno anche loro. Ma volevo dire a loro con voi, insomma. E poi successivamente, vengono sempre quelli del San Martino, metteranno all'interno di un programma organico che prevede per il futuro il discorso del GEA, quindi ulteriori investimenti per renderlo... Importante che la cosa venga fatta insieme, da voi, se si intende. Sì, da San Martino, sì, da voi, perché dovete dire come si fanno queste cose qui, che loro non fanno mai. Essendo grossa deve avere anche un senso di prospettiva. Esattamente, perché il ministero ti dice, ma io non è che voglio buttare altri la prima fase di euro di un nuovo pezzo di San Martino. Tanto è vero che io gli ho chiesto che facciano tutto questo lavoro per poter dire, ma nel 2014-2020 con qualche cosa che sarà, perché se è vero quello che dicono, che fa se soldi in fondo sviluppo e coesione solo 192 milioni di euro, non facciamo granché, ma comunque farò con qualcosa, finirò. Volevo dire questo, di vederlo bene sia col San Martino che col Dipartimento insieme. Sì, ma io lavoro con loro. Bene, perfetto. Allora, ricapitolando, se ci sono cose da vedere, aggiungere, spero di no, o da ritoccare le cifre, questo mi pare che a caso c'è, il termine ultimo è mercoledì, ok? Mi pare ci siamo tutti, meno Paita e poi Big Bang, adesso stanno che vanno avvisati, se no finiamo più. Poi, entro il 28 bisogna avere schede, tutte quelle robe lì, insomma, soprattutto il cofinanziamento, insomma, quello che non ci sono non li mettiamo e scaleremo a 300, a 2,99, così. Noi poi non faremo impegni, beh, ovvio, okay, non facciamo partire i progetti se non abbiamo copertura. Dopodiché, diciamo, tutto ciò che sta da 2,70-300 dipende da... Perché non state zitti? Tutto ciò che sta da 2,70-300 dipende da l'eventuale recupero del taglio, gli eventuali ribassi d'asta. E se non si verificano queste due cose qui o non sono sufficienti, è chiaro che le ultime non si fanno. Da ultimo bisogna che vediate un po' nei diversi comparti i beneficiari, perché non riescono a rendicontare, perché mi sembra solo che siano così bassi. Insomma. Dov'è che abbiamo tanti progetti che sono stati inseriti nella, dei progetti che sono stati inseriti nella riprogrammazione del 2012, sì, però abbiamo messo anche molte cose che erano praticamente quasi finite. Abbiamo messo cose finite per quel che riguarda la sanità. Beh, sanità, la strada lì, sì, no. La strada dell'IT. Ho capito, ma allora bisogna che i dipartimenti si facciano parte dirigente con gli uffici inadempienti, perché io sono stata finita la strada. Vabbè, insomma,
capito, però la spesa me la vuoi certificare. Solo che il comune di Genova... Sì, sono... Non dobbiamo fare commenti sugli enti, diciamo, vabbè, non si fa. Voglio dire, bisogna che ci... Quindi fate un po' una verifica dipartimento per dipartimento, perché noi non certifichiamo un lotto da mo', insomma. E non certificare, non ci mancano i soldi, non mancano i soldi, come dire, siamo tutti pronti. Quindi, specialmente quei 5 milioni all'alluvione, allora, infilate dentro le cose compatibili col programma PARFAS, di quelle che stanno facendo in questi giorni, insomma, no? D'accordo. FAS, Lumazzo è tra 2 mesi finito. Siamo d'accordo, dai, ci sono altre cose? C'è altro? No, allora pensavo che si potesse fare una giunta martedì alle 13. Ma l'ha leggeato in questo momento. 18? Perché poi quello dopo c'è anche un po' di consiglieri, forse non c'è. Allora hanno anticipato le leggi a 18. Allora, quella giunta lì potevano approvare la delibera di Pico che è pronta, che va portata, la portiamo martedì. Poi mi dice l'ambiente, faccio come Pippo che dice la sanità, faccio uguale. Ma no, in questo caso. Sente le voci. In questo caso però è una cosa positiva, no? Che si potrebbe riassegnare 1 milione, seguito un attimo. Non c'è verso. Se facciamo tutti così è un casino. Dunque, mi dice l'ambiente che si può riassegnare 1 milione, l'avete visto anche voi, si può fare subito? Perfetto. Allora, io darei mandato a ambiente e infrastrutture, perché queste cose qui sono sempre lì a metà, tra frane e strade che vanno giù. Siccome questo finanziamento originario era sul Tiguglio, lo lascerei lì. Sì, anche perché sono fuori, la prima parte è fuori dall'emergenza, così riusciamo a dare una mano. Allora, vi dico dei titoli, poi decidete voi, insomma, vedete un po' voi, infrastrutture, strade, ambiente. Allora, Bolzonasca e Mezzanego sono ancora molto sotto. Però hanno avuto già qualcosa. Poi io sono stato a Lumazzo e le strade comunali sono messe molto male. Sono messe molto male anche a San Colombano. Ci sono problemi a Moconesi, in particolare per una frazione che si chiama. Sono messi male a Né, hanno problemi a Cicagna. E poi comunque sono ancora molto fuori a Mezzanega e Bolzonasca. Quindi nelle possibilità del 1 milione, che è quello che abbiamo adesso. Ma quindi i 13 non possono andare su questi qui. Vanno per gli aggravamenti, però c'è una parte che... Sì. Quindi se lavorate su lunedì poteste portare martedì queste due... Le una delibera è finita, cioè è fatta, no? Quella di Pico è fatta. Che facciamo martedì, va bene. E questa qui lavateci un po' lunedì e mettiamo in circa un altro 1 milione. I comuni boccheggiano tutti, insomma. Oggi abbiamo messo in giro di nuovo quanto? 200 mila euro. Dopodiché ci sono i 2 milioni di Barbagallo, per capirci, che potrebbero andare in buona parte lì. Dicevo che oggi lei ha messo in circolazione 200 mila euro per dare all'alluvione, che martedì ne mettiamo in giro altro 1 milione e che la tua, se tutto va bene, ne mette in giro 2, no? Perché è più generale, ho capito, ma... Cioè, specificatamente per il 126 che riguarda... Perché questa ho capito. È una delibera che facevamo, abbiamo fatto comune. Lo so, però diciamo avremo un po' la correttezza di dare una mano a quelli che gli hanno tutto che gli viene giù per l'alluvione. Ieri da Barbagallo entra in conflitto le banche, andremo a mettere in moto per 15 giorni queste convenzioni per il credito garantito, la cosa che abbiamo posto con forza ieri, che
sia nuova finanza, non che le banche scarichino lì. Va bene. Prima di arrivare Zampini ci avviserà. La delibera dei Pico, noi avevamo avuto uno scambio di mail perché c'erano delle coperture che non erano reali. Ci erano andate un attimo. Ma strano perché... No, non era quella del Pico, lo scambio di mail riguardava il vecchio Apicù. Vecchi residui di Apicù. No, no, non è quella che è andata a dicembre di programmazione, no, quella del Pico, quella del Pico è quella che doveva avere due settimane fa, che ha già tutto a posto, che ho fatto inviare io per motivi di opportunità. Comunque guardate, penso che sia a posto. Solo su quello. Allora, volevo dire questo, questi incontri qui sono molto importanti, insomma, questa è un'azienda che mette 100 persone, non so come dire, non prendetela come una cosa... almeno gli assessori che ci stiano, insomma. Devo dire una cosa che mi sono dimenticato, ma non importa. Allora magari facciamo un posto qui, per favore. Vediamo quanti sono, insomma. Vai. Io scappo con un vento. Ah, c'è qua, no, minuti. Non è maleducazione. Ha detto che arrivati, ha detto. Sì, sì. Sì. Non ti preoccupare, non è la mia vita. Non ti preoccupare. Democrazia è questo. Io ogni site non li posso fare, per una volta. Come stai? Pregherei di prendere posto, grazie. Ragazzi, o state o uscite. Bella stamattina. Ci sono un paio di posti lì, se ne mancano poi ce lo dico. Mancano, ci sono due posti liberi, liberi che abbiamo due assegni. Puoi chiudere per favore? Noi cominciamo. Allora, abbiamo tanto tempo, non lo useremo tutto, magari ci vediamo un attimo noi, ma conferenza stampa. Vi pregherei di prendere posto, grazie. Vabbè, tanto ringrazio Gian Zampini, che mi ha rivolto a fondo, no? Sì, sì. Sì, mi pare che ci fossimo visti a Milano una volta. Da noi sì. Sì, sì. Agli albori. Mio nonno, io omonimo, che si occupa di comunicazione. No, ma non credo. Vabbè, comunque incontrare Gorno, Tamagnini, ci fosse anche da... Comunque, insomma, questa è la seconda volta che facciamo un incontro qui, che poi avrà un riflesso con la stampa e 13:30. Abbiamo visto recentemente Siemens in occasione del suo insediamento a Delhi e oggi vediamo la Ansaldo Energia. Abbiamo messo sul sito una scheda che è stata in buona parte predisposta poi da voi, nel senso che le caratteristiche tecniche, storiche, budget, fatturato, eccetera, l'avete fatta voi. È l'azienda più grossa manifatturiera che noi abbiamo, sono determinate dipendenti, una cosa del genere. È un'azienda del 1853, se ricordo bene, quindi c'è un certo numero di anni.
quasi tutti fatti col nome Ansaldo, no? I primi erano fatti con Tello e Brandi, come si chiamava così. Sì, sì. Ma soprattutto adesso siamo in una fase delicatissima, anche se molto anche suggestiva per certi aspetti, nel senso che Ansaldo Energia da dicembre sostanzialmente non è più una quota maggioritaria in un'azienda di Finmeccanica, Finmeccanica ancora che fa il 14,5%, una percentuale molto bassa, ce l'hanno un po' di, diciamo, manager, no? Dipendenti, eccetera, e l'85% appunto è mano al fondo. Ci si potrà interrogare su vantaggi e svantaggi di essere usciti, come dire, da quella holding, e magari, diciamo, un po' si potranno anche accennare qui, insomma, no? Magari questa holding, diciamo, in certi momenti ha voluto anche molto acquisire risorse dalle aziende partecipate. Peraltro questa holding magari in certe operazioni internazionali, come dire, è anche utile, non so, adesso no, pare che bisogna essere equilibrati. Fatto sta che adesso Finmeccanica è uscita quasi del tutto e comunque credo che immagini di uscire del tutto nel giro di alcuni anni, no? E quindi la più grande azienda ligure ha sostanzialmente cambiato padrone un paio di mesi fa. Questo proprietario è un proprietario pubblico, è il fondo strategico della Cassa Depositi e Prestiti, che ora ci spiegheranno meglio loro, ma non fa operazioni intese come operazioni permanenti, no? Si immagina che sia un periodo medio, medio lungo. Un istituto di lungo periodo? Sì, lungo. Sì, ma... Permanente? No. Maggioranza no. Certo. Un investitore sono istituti di lungo periodo. Sì, certo. Però diciamo, se ho ben capito, si immagina che questa maggioranza venga tenuta per un periodo e che poi si cerchino operazioni diverse che poi ci illustrerete almeno come gamma, perché è chiaro che non sarà ancora deciso. Cosa succederà? Non è che si deciderà oggi o si annuncerà oggi, insomma comincerà una riflessione per capire quello che si potrà fare, le varie gamme possibili, dalla borsa, dall'alleanza internazionale, nazionale e così via. Insomma, mi sono permesso di dire questa mattina che, pitando appunto all'alba, come faccio di solito, che forse una qualche politica nazionale sull'energia che faccia considerare almeno parenti Enel, Eni e Ansaldo, sarebbe una cosa con una qualche logica, insomma, no? Gli altri paesi mi pare che le facciano abbastanza costantemente. E dopodiché adesso anche la situazione politica che sta cambiando, si avvia una riflessione col governo che poi di fondo ne è ancora azionista, no? Seppure con una diversa, diciamo, società che tiene le quote, si avvia una riflessione anche nostra. Quello che volevamo capire da voi nel senso di Ansaldo, da voi nel senso di fondo, è per quanto si può dire, perché mi rendo conto che siamo a 50 giorni da un cambiamento epocale, insomma, no? Che indicazioni ci date, e aggiungere che questa azienda è soprattutto anche molto bene dopo, diciamo, il divorzio con Siemens dal punto di vista, no, delle licenze e così via. Ha investito moltissimo in innovazione e ricerca, brevetti e così via. Guardiamo sempre con interesse al fatto che ci sia qualche elemento di collaborazione con l'IT, che è un'eccellenza italiana, ma caso anche ligure, e infine che stiamo facendo questa operazione di ascolto delle grandi imprese mentre costruiamo il FESR 14-20, strumento che storicamente era molto pensato come un aiuto alle piccole e medie imprese, ma che in una contingenza così delicata, anche a fronte di risorse più modeste, cerchiamo di immaginare possa essere con gli strumenti adeguati a quelli di programma e così via, in qualche caso usato anche per operazioni diverse nel piccolo di impresa, perché in questo momento, ne ho parlato anche io in direzione, la filiera produttiva del paese che appare fortemente, come dire, indebolita, in difficoltà, e siccome qui abbiamo Ansaldo Energia, Ansaldo STS, SLXS, Piaggio, ABB, Bombardier, Siemens, Ericsson, insomma,
Demont, Ilva, cioè non un pezzo piccolissimo, insomma, magari qui manca un po' quella struttura di impresa medio-grande che in pianura padana è più diffusa, no? Però come grande impresa, magari con numeri diventati più piccoli, c'è ancora, come dire, un numero di realtà significative che dovremmo conservare. Questa è la premessa, adesso dare la parola a voi, nell'ordine che ritenete più opportuno, poi abbiamo un po' di opinioni, poi ci rivediamo nel mezzo con la stampa. Partirei, lasciamo la parola a una rivolta proprio per dire che il fondo che è il fondo come suoi. Ecco, aggiungo solo che non è neanche escluso che questa operazione fondo possa riguardare un'altra nostra realtà produttiva importante, non chiedo che se ne parli perché mi rendo conto che sono cose delicatissime. In questo caso doppiamente quotate in borsa, perché quotate in borsa sia la holding che diciamo STS. Però insomma questo strumento, almeno quando lo impostammo, se mi ragionò come un'ipotesi da usare anche diciamo in altra realtà, quindi sarebbe doppiamente interessante il rapporto con questa realtà. Prego. Velocemente mi presento, sono Guido Rivolta, sono direttore investimento di Fondo Strategico Italiano. Ho la fortuna di essere ingegnere meccanico, per cui gli occhi sulla salvia energia si avvicinano anche al cuore e all'esperienza di studio. Il Fondo Strategico Italiano, due parole, cos'è il Fondo Strategico Italiano? L'istituto non è un fondo, è una holding di partecipazione. Praticamente i fondi gestiscono capitale di terzi e oggi gestiscono capitale proprio. Il Fondo Strategico Italiano ha un capitale proprio di più di 4 miliardi e mezzo, che è stato versato dai due azionisti che sono Cassa Depositi e Prestiti per l'80% e Banca d'Italia per il 20%. Il Fondo Strategico è nato per decreto attraverso una norma primaria che ha istituito proprio questa istituzione. Ed è un investitore di lungo periodo per lo sviluppo di aziende e imprese di rilevante interesse nazionale. Tipicamente è un investitore di minoranza, capitale per lo sviluppo in aziende di rilevante interesse nazionale. Le aziende in cui possiamo investire sono solo aziende in equilibrio economico-finanziario, quindi non possiamo investire in aziende che perdono soldi, devono essere ristrutturate oppure hanno una posizione di vittoria non sostenibile. All'interno di queste aziende sicuramente Assalvio Energia rientra, un'azienda di rilevante interesse economico nazionale e in equilibrio finanziario rientra dentro. Noi investiamo in tutte le aziende che hanno più di 240 milioni di euro di fatturato oppure aziende che fanno parte di 8 settori considerati strategici, che sono la difesa, la sicurezza, le infrastrutture, l'energia, i trasporti, le telecomunicazioni, l'assicurazione, intermediazione finanziaria e la ricerca e innovazione. Quando scegliamo gli investimenti, li scegliamo attraverso un processo meritocratico, nel senso che si sono presentate più di 200 opportunità in fondo strategico, l'organizzazione del fondo è, anche se non un fondo, tipica di un fondo, c'è un comitato per gli investimenti di cui faccio parte, che analizza e propone, c'è un consiglio di amministrazione che decide. Abbiamo poi anche un comitato strategico che dà gli indirizzi strategici sull'investimento del fondo. Quindi quando si investe teniamo conto se l'azienda è investibile per statuto, per legge, quindi attraverso una norma primaria, un decreto del Ministero delle Finanze, sul business plan della società, le prospettive del settore e poi se l'azienda è effettivamente gestita da un manager competente, da un management competente e ha un piano sostenibile. Gli obiettivi nostri, come dicevo, sono per mantenere una continuità aziendale. L'uscita del nostro investimento di lungo periodo tipicamente è preferibilmente una quotazione delle aziende che investiamo, mantenendo però una quota anche una volta che sono quotate, è importante per poter mantenere la stabilità dell'azienda nel lungo periodo. Andando un po' velocemente, poi magari lascio al Presidente una presentazione. Noi abbiamo iniziato a lavorare 2 anni e mezzo fa, all'inizio del 2012, abbiamo visto fino ad ora oltre 200 imprenditori e in questo momento abbiamo fatto 9 operazioni. Del capitale disponibile, che sono 4 miliardi e 4, ne abbiamo investito e impegnato 2 miliardi e mezzo. Questi 2 miliardi e mezzo sono state investite in
aziende di diverso stampo in diversi settori. Abbiamo fatto un investimento in un'azienda della farmaceutica che si chiama Kedrion, che si occupa di plasma derivati, un'azienda toscana, un'azienda con sede garfagnana. Abbiamo dato a disposizione delle risorse per fare delle acquisizioni negli Stati Uniti. Abbiamo fatto 100 milioni di euro di investimento e questa società ha comprato una divisione di Johnson & Johnson su un prodotto specifico negli Stati Uniti e lavora in un mercato internazionale, quindi sta rafforzando la sua presenza internazionale. Abbiamo fatto un investimento su infrastrutture digitali, metro web, fatti blocchi da Milano. Abbiamo fatto un aumento di capitale di 200 milioni per crescere sul mondo della fibra ottica negli altri comuni italiani. Abbiamo fatto un investimento nel mondo delle fabbriche chimiche, in particolare di ERA, dove si è stati di supporto all'aumento di capitale di ERA, che è stato fatto per poi la fusione con ACI Gas APS. Allo stesso tempo abbiamo investito in un'azienda italiana che si occupa di valvole, si chiama Valve Italia, un'azienda che esporta molto, vedremo poi come la sua energia. E qui abbiamo comprato il 49% dell'azienda in supporto per l'imprenditore per supportare il progetto di sviluppo. Abbiamo fatto poi degli investimenti diversi, abbiamo una quota azionariato di Generali che ci è stata conferita da Banca d'Italia e abbiamo preso una partecipazione in un'azienda di intermediazione finanziaria, si chiama SIA, che si occupa della gestione dei pagamenti. E per ultimo abbiamo fatto invece questo importante investimento per quanto riguarda la Polonia nella Salve Energia. L'energia noi l'abbiamo vista più di quasi due anni fa, inizialmente in coerenza con la nostra missione eravamo interessati a fare un investimento di minoranza, ma subito due anni fa ci eravamo resi conto dell'unicità della società, un'azienda che ha proprietà di una tecnologia che solo 5 paesi al mondo hanno, tutti sapete esattamente cosa fa, quindi abbiamo GE negli Stati Uniti, abbiamo Alstom in Francia, abbiamo Mitsubishi in Giappone, abbiamo Siemens in Germania e poi abbiamo Ansaldo Energia in Italia, sono gli unici 5 che hanno proprio il know-how e la proprietà della intellettuale primaria per produrre turbine a gas, per fare impianti di produzione di alta potenza. Per cui loro lavorano in un mercato che secondo noi è un mercato di sviluppo a livello internazionale, più fuori dall'Europa che in Europa, perché i nuovi centrali se ne costruiscono nel paese in via di sviluppo, avendo questo aspetto unico abbiamo visto l'unicità della società. Allo stesso tempo, essendo un mercato sottostante positivo, abbiamo valutato in modo positivo. Avete investito però in un solo energia. Abbiamo, in questo momento noi abbiamo acquisito l'85% della società perché abbiamo un obbligo attraverso un'opzione, put and call, di comprare il restante 15%, poi c'è 0,45 money manager, il restante 15% della società. Quindi di fatto abbiamo comprato quasi la totalità della società. Perciò quanto vale questo? Abbiamo investito complessivamente circa 800 milioni di euro. 800 milioni di euro sul capitale nostro di 4 miliardi e 4 e il 20% delle nostre risorse disponibili sono state impegnate. L'operazione più grossa che avete fatto finora. Diciamo che è quasi equivalente alla partecipazione di Generali. Però mentre Generali è una partecipazione azionaria di una quota di minoranza superiore al 5%, la Fabio Aziende c'è una partecipazione di maggioranza. La logica di noi, come dicevamo prima, abbiamo un obiettivo di andare di essere un investitore di lungo periodo di minoranza. Quindi insieme alla società stiamo valutando le migliori opzioni partnership tecnologiche che possano dare del valore alla nostra energia per poter accompagnare verso una dimensione della nostra partecipazione azionaria, sia attraverso nel primo tempo trovando dei partner e nel secondo tempo dopo le cose di partner una possibile quotazione della società. Questo un po' andando al punto della situazione attuale. Lavoriamo sempre sulla sinistra, però. Un breve cenno alla Sound Energia, giusto per fare il punto della situazione oggi, la società presidente che ha citato con i dati di riposizioniamo un attimo, oggi l'energia ha effettivamente 160 anni di storia, ha
prodotto realizzato in termini di mega, cioè la potenza installata in termini di misura, una volta e 1,7 la totale capacità installata in Italia. Questo 180.000 MW circa, un terzo, il 30%, oltre il 30% è stato realizzato negli ultimi 12 anni, sono momenti in cui l'azienda ha preso. È un dato non trascurabile proprio per far vedere la crescita dell'azienda. Abbiamo circa 3.300 persone, di cui 2.950 sul territorio genovese, la sede storica è per Roma, altre sono due società all'esterno del perimetro nazionale, sul territorio di Milano. L'energia ha avuto negli ultimi anni una storia tecnologica di rilievo, l'abbiamo citato in qualche modo l'Europa, e citare ancora che stavo parlando nel 2004, la prima volta che facemmo il premio di innovazione tecnologica, la società premiava perché non c'era brevetti. In 10 anni avevamo fatto circa 10 brevetti, dal 2004 ad oggi ne abbiamo presentati 217, la maggior parte dei quali proprio nel prodotto più difficile che la turbina gas. Ricordo che Claudio Burlando che disse ma ora ce la fate, era a settembre del 2004. Ecco, oggi possiamo dire, visto anche la produzione, che ce l'abbiamo fatta anche tecnologicamente, faccio un passaggio del discorso, perché siamo fra i cinque il mondo in cui possiamo giocarci la partita. La tecnologia ha avuto una caratterizzazione di fare sempre molta attenzione al territorio e infatti noi non abbiamo lavorato fuori paese, abbiamo tenuto tutte le lavorazioni in Italia, nella nostra sede storica, nella concezione che peraltro si è assunto, peraltro ci è rivelato bene, che prima o poi il ciclo storico di esportazione e esportare manifattura si sarebbe invertito. Il ciclo storico di esportazione e manifattura si è invertito nei paesi più industrializzati come gli Stati Uniti, che prima non abbiamo avuto il fuori, come noi stanno richiamando. Noi in questo momento abbiamo questa valenza di aver mantenuto la competenza, la tecnologia e la manifattura sostanzialmente nell'ambito del territorio nazionale. Cito alcune necessità di sbocchi ulteriori dal punto di vista logistico, lo cito soltanto per cito. Come tutti in futura, noi abbiamo pensato che avrebbe un conflitto di interesse. Sì. No, infatti io non mi chiedo di interesse, noi dichiariamo l'interesse per tenere sul territorio le lavorazioni. L'idea di poter circolare anche i grossi componenti del settore giurese, per fare oggi lo stiamo facendo marina di massa, per motivi di possibilità di trasporto, c'è una parte sottostante. Parliamo dell'ILVA ovviamente, per quelli che sono meno, diciamo, che si occupano di sanità o di sociale, ma se non è. Quelli si occupano di sanità, ne hanno discusso prima, in questa cosa, non c'erano i sottopassi. Quindi la società ha investito negli ultimi anni, a partire dal 2004, circa 40 milioni di euro all'anno proprio in ricerca tecnologica. Abbiamo assunto oltre 1.200 persone giovani, per il 20% del territorio. Si è spostato, questo è interessante, il dato oggi dell'azienda, circa il 38% di laureati, un 45% di diplomati, da parte restante non diplomati. Ma questo cambiamento mix professionale, ho sentito anche di lavorare in maniera diversa con la fabbrica. Se voi avete visto l'azienda 12 anni fa, eravamo 820 macchine operatrici, cioè macchine che facevano attività, molte erano un po' vecchie. Oggi queste macchine sono molto avanzate, sono più molto a controllo numerico, proprio perché ci sono molti diplomati che gestiscono, quindi abbiamo potuto salire il livello in termini di gestione d'azienda. L'azienda è quindi molto più strutturata, molto più flessibile nell'operazione, abbiamo una capacità di gestire, e l'abbiamo fatto alcune volte anche con
operatori per terzi, abbiamo passato per i pronti Milano, ma anche altri pronti come correnti, che avevano necessità di effettuare, quindi chiaramente selezionando dentro la nostra fabbrica in maniera difficile. Quindi quello che voglio rappresentarvi è di un'azienda che è vivace, che si sa muovere, anche perché se nel 2008 il nostro mercato ha rappresentato il 45% all'estero e il 55% in Italia, tra il 2008 e il 2009 eravate, negli ultimi due anni il 93% degli ordini, parlo del 93% degli ordini, 2012 e 2013, sono soltanto all'estero. Questo per dire che il mercato nazionale è fermo, il mercato europeo è altrettanto difficile e fermo, e quindi non siamo iniziati a lavorare necessariamente nel nostro paese. Questa caratteristica è comunque un fatto storico, non saldo a saldo energia nel suo DNA, quelle che sono le strutture energie del passato, quindi l'abbiamo ritrovato, la maggior parte dell'installato nostro è nei paesi arabi, nel Medio Oriente, in Africa dove siamo nati, quindi ci sta ricordando la grande commessa iraniana, no? Quanti ne avete fatte lì? Noi abbiamo venduto in Iran in questo momento 56 macchine. Quando io stavo a terra dicevo che parte della luce che vedevo era le nostre macchine. Ci siamo fermati nel 2009 con un contratto in mano da circa 1,2 miliardi, le sanzioni ci hanno impedito di riuscire, abbiamo impedito le sanzioni che non abbiamo potuto continuare. Ora ci auguriamo che la ripresa dei colloqui, che sembra stiamo andando bene anche rispetto delle regole che si sono date, possa riaprire questo mercato, che è un mercato assolutamente interessante. E penso che tra tre mesi si possa vedere se l'Iran di nuovo viene riaccettato in termini di apertura sul mercato. 56 macchine, cosa abbiamo fatturato lì? 56 macchine, il totale degli ordini assommava circa 1,3 miliardi in euro. Sono significativi perché sono state molte di produzione in macchina, poi abbiamo fatto qualcosa di piano. È quello che ha consentito di attivare in maniera standard la produzione. Quando, posso raccontare un aneddoto in questo senso per rappresentare la scelta, quando nel 2000, grazie all'intervento, devo dire, di alcune istituzioni, il Presidente, ma cito anche allora Cianti, che era il Presidente di Arci, dietro all'Arci a questa operazione, all'ultimo momento, proprio il 7 di luglio del 2000, stavo fermando l'ordine, a terra cominciarono ad arrivare a sei telefonate dall'allora ministro legato in carica della Salvo Energia, ovvero del direttore generale, preoccupati che questo ordine avrebbe potuto in qualche modo rendere più gravosa una situazione economica di Salvo Energia, e quindi mi sollecitavano, non un firmo, perlomeno il pensiero di aspettare ancora a firmare. Ci fu un vantaggio, per ora le comunicazioni non funzionavano perfettamente, io sul cellulare firmai, posso lasciare immaginare quando poi è stato il cellulare cosa è successo, che l'ordine è stato eseguito nei 5 anni, eseguito, ha portato economicamente quello che era previsto, cioè il positivo, e ha avviato una produzione stabile in azienda che è stata considerata significativa stessa. La nostra storia, come scritturamente viene scritta su un libro recentemente edito da noi, è fatto un po' da un cellulare spento. È un atto di insubordinazione, buon sostegno. Un atto di insubordinazione. Beh, adesso gli è cambiato sonista, puoi anche dirlo. Dicevo che è un atto di telecomunicazione. Perché questa la percezione era questa. Difficile pensare che un'azienda con queste competenze potesse rispondere. Direi che la situazione attuale, per non andare poi sullo spazio delle domande, conoscendo quale può essere il percorso futuro. La volta ha delineato quelle che sono le attese. Qualche ingegnere ha detto che gli orizzonti possibili sono borsa e partner, giusto?
Peggio di me. Partner. Che da questo punto di vista la situazione di mercato dell'energia a livello mondiale si accavalla effettivamente per alcune aspettative del mondo. In questo momento il mercato internazionale sta vedendo grossi movimenti di aggregazione, per esempio la Mitsubishi, cosa che uno dei player attori internazionali, si è costruito in una joint venture con la Hitachi per creare il grosso gruppo internazionale del campo dell'energia, superiore a quello che era General Electric in termini di dimensioni. Questo porterà a delle modifiche. L'altra considerazione è che il mercato dell'energia, secondo le stime di tutti, avrà comunque una crescita negli anni, anche media del 2%, non neanche del 2%, allocato però sui paesi in via di sviluppo e sui paesi del lontano oriente. Un dato per tutti che può aiutare questa comprensione è la crescita della popolazione mondiale. Oggi siamo circa 6 miliardi e mezzo. La popolazione mondiale si prevista 8 miliardi nel 2025-2030. Questi 8 miliardi sono allocati sostanzialmente su quel territorio. Questi 8 miliardi, 1,5 miliardi è quello che sarà collocato sui territori in cui la frequenza di rete, il mobile individuo, 50 Hz, 60 Hz, 1,5 miliardi verrà collocato, sarà nei paesi con 60 Hz, gli Stati Uniti, sostanzialmente Stati Uniti, Canada, Messico, e Brasile, Giappone, la metà e la Corea, l'Arabia Saudita sono i 60, tutti gli altri sono a 50 Hz. La crescita della popolazione nel mercato di 50 Hz, cioè 6 miliardi e mezzo, sarà più alta in Europa, secondo me, crescerà molto in Africa, crescerà nei paesi. Quindi è quasi facilmente prevedibile che il mercato va in crescita. Quindi le quote di mercato dei 50 saranno superiori, ancora maggiori di quelle dei 60. Assolutamente, la quota del mercato dei 50 Hz nei prossimi anni sarà almeno 3 volte, 4 volte superiore a quello di 60 Hz. Dovete tenere conto che nel mercato di 60 Hz il 50% è coperto dagli Stati Uniti, in cui sarà difficile entrare, quindi la quota nostra si può ridurre a un 10% del mercato che diventa accessibile. Questo non vuol dire che non vada guardato, non vada potenziato la nostra capacità di penetrare questo mercato, però il futuro della società ancora si giocherà nel mercato del 50 Hz. Punto di vista, abbiamo guardando, ci sono in corso contatti come è normale nelle imprese industriali, con soggetti che possono essere interessati a una collaborazione tecnologica strutturata con noi, e a valle di questo col fondo si prenderanno. Quindi questa quasi sovrapposizione di momento di interesse fra alcune esigenze di strategia del fondo. Mercato si possa superare. La borsa può essere un elemento di interesse nel momento in cui la borsa ci sarà. La notazione che ci dà a fare positiva è che questi contatti avvengono perché Ansaldo viene oggi considerato, in via, viene oggi considerato un'azienda con tecnologia. Come diceva in una volta, questo fatto di azienda con tecnologia è dovuto alla capacità anche delle nostre persone interne crescere, dicevo prima, nel 1100 persone assolute nuove, non abbiamo fatto in quanto tempo? Negli ultimi 4 o 4 anni e mezzo, in realtà sono stati assunti in circa 3 anni, poi negli ultimi 2 anni noi non abbiamo fatto, negli ultimi 2 anni di maggiore difficoltà, non solo non abbiamo fatto nuova di cassa di integrazione, perché non abbiamo licenziato nessuno, è stato un turnover dovuto alla mobilità interna, che ha ridotto un po' le risorse, ma abbiamo comunque negli ultimi anni inserito una media tra anni di circa 120 persone di giovani, quindi stiamo mantenendo un turnover per l'inglese abbastanza significativo, perché abbiamo necessità di persone anche in vostra competenza, e quindi inseriamo nella parte pace. Tenuto conto che il gruppo oggi tecnologico di ricerca e sviluppo ha circa 180 persone, nella conferenza che una volta passando ricerca, incrementata a 180 persone, lavorano
80% su un'area turbina gas e il 20% su altre aree, quindi non pure generatori elettrici, più altre alcune cose più o meno strane, che comunque noi strane in termini tecnologici, comunque stiamo guardando le nuove forme energetiche, la teoria di fulgro, oppure abbiamo quei piccoli brevetti che ancora vorremmo poter utilizzare in campo della fuel cells, che qua ne abbiamo. Quindi la rappresentazione al di là dei dati di un'azienda che è tecnologicamente orientata, ed è per questo che sul mercato in questo momento sta abbastanza ben posizionato. Al di là, oltre questo, l'accenno, anzi la preoccupazione, il fondo strategico per noi ha rappresentato un cambiamento sentito di azionariato, ma direi in termini positivi. Nella garanzia finanziaria, Finmeccanica, la società fino al 2011 aveva avuto un capitale sociale di 11 milioni di euro, e a fronte di un giro d'affari di 1,5 miliardi era assolutamente piccolo. Ma perché questo? Perché la Finmeccanica faceva tesoreria centrale, quindi dava garanzia. Nel 2011 fu una prima operazione su un saldo energia, per l'ingresso di un private equity americano al 45% e 55%. Punto il capitale sociale necessariamente deve essere strutturato, ed è dal 2011 che noi praticamente dal 2011 siamo autonomi anche in termini di capacità di ricerca. Una delle osservazioni che sempre fece il presidente Bulano, lo ricordo perché così colleghiamo la storia al territorio, è che alcuni anni fa facendo un po' che amareggiare, devo dire, il ingegnere Muccio disse correttamente, che quando ci fu il momento difficile negli anni e fine anni 90, essere più penalizzata di circa 1.000 miliardi di lire, perché dovrebbero essere dati per aiutare fino a salvare la vita. E c'aveva il baretto addosso, quindi me lo ricordo bene. E questa affermazione è corretta, ma devo anche dire che con questa operazione, con il fondo private equity e poi la sessione finale, avremo, diciamo, abbiamo istituito tre volte il capitale, perché queste operazioni a Saudi Energia hanno dato circa al gruppo Finmeccanica 1,7 miliardi, cui una parte cassa, una parte debito. Cioè, Saudi Energia, se leggete che ha del debito, deriva dall'operazione finanziaria a leva che è stata fatta nell'anno 2011, perché se non ci fosse stato questo debito, noi oggi saremmo in cassa. Lo dico senza, non è una ricriminazione da parte del ruolo del soggetto verso l'azionista, ma è una constatazione, perché qualcuno non legge male i numeri. Uno dice non azionariato, si meccanica al 15%, l'altro azionista che io ritengo molto importante sono le banche. Insomma, nonostante la difficoltà dell'ultimo periodo di operare, non stiamo operando in paesi come Siria, Egitto, Algeria, Tunisia, paesi certamente tranquilli, siamo riusciti a portare anche per io dei risultati in linea con le aspettative della situazione di credito. Questo è un altro elemento importante nella strategia dell'azienda, una capacità di vivere questo momento. La ultima considerazione, quindi dicevo, nessuna recriminazione, noi ci sono già alcuni anni che siamo abituati a sopravvivere da solo, in particolare anche sul mercato, certamente la presenza Finmeccanica aiutava per alcune operazioni più complesse, però all'energia per tipologia di prodotto, se lo fate così, si è sempre limitata da solo anche in termini di mercato. Quello che oggi troviamo di valenza in più su questa operazione sono i legami che ho fatto già citato, voi dovete fare presente la Cassa dei Posti del Prestito, poi l'azionista del Fondo Strategico Generale, fanno capo la SACE, perché fanno capo partecipazioni in Eni, sono stati recentemente citati dal Presidente. Questa relazione, ho già visto che l'azione quotidiana, in particolare con la SACE, ci ha consentito negli ultimi tre mesi, cioè questa vicinanza di giudizio, negli ultimi tre mesi, di fare operazioni significative con la SACE, che stiamo probabilmente accelerando la chiusura di nuovi progetti. Quindi oggi col fondo strategico vi è un aiuto in termini anche di relazioni, interconnessioni anche con le altre
quelle che si chiamano ex in bank, che sono le banche di assicurazione per esportazione di imprese, l'export credit, si sta decisamente aiutando, non che prima non ci aiutasse, dopo questo è molto più facile, il colloquio è molto più veloce, e devo dire di operazioni ultime società e motivi di serratezza che spero si chiudano rapidamente, nei prossimi mesi hanno dimostrato che questa vicinanza è di prossimo. Ecco, questo è un po', quindi siamo passati all'azionista, che si è sempre trattato bene, le discussioni ci sono state, consiglio stesso ho espresso pubblicamente alcune posizioni di senso su alcune operazioni, non immagino di quanto certamente, ma devo dire poi nell'ambito del percorso sono sempre stati trattati e abbiamo anche pubblicati alcuni sistemi di relazione assolutamente positivi, però il fondo strategico per le sue connessioni non è da meno per il supporto per il segnale di conclusione. In futuro riteniamo poter crescere il nostro piano, detto stand alone in inglese, diciamo le soluzioni andate, ma il piano autonomo, senza ulteriori eventuali accordi partenariato, prevede comunque una crescita nei prossimi 5 anni. Questa crescita deve essere sostenuta. La situazione generale, geopolitica che non cambia, sinceramente basata sulle notizie ad oggi, ma comunque deve essere. Tutto il resto può essere un incremento rispetto a questo. Io chiedo scusa davvero, ma posso aggiungere solo una cosa, un angolo che abbiamo visto. Ho molto tempo, adesso usarlo tutto, ma non è voluto. Non abbiamo tempo noi, non è obbligato a usarlo tutto, ma possiamo andare. Posso aggiungere un angolo che ne abbiamo visto quando un'azienda, allora come diceva prima Gere Zampini, la turbina a gas è la macchina a maggior rendimento per convertire una risorsa fossile in energia. Risorsa fossile e gas naturale, lo sviluppo del shale gas negli Stati Uniti, anche in Asia, anche in Cina, si sta dimostrando una risorsa disponibile a prezzi interessanti rispetto alle altre risorse fossili, quindi c'è un sottostante importante di produzione di nuove centrali. Logicamente queste nuove centrali si producono dove c'è il mercato, dove c'è la domanda elettrica. L'Europa sta soffrendo in termini di domanda elettrica, le centrali a gas girano meno, anche perché poi lo sviluppo del rinnovabile porta via kilowattora alle centrali fossili. Quindi il mercato c'è, il mercato è all'estero, come diceva prima Gianni Zampini, il 93% di ordini dall'estero. Dall'altra parte però circa il 70% dei componenti acquisto sono italiani. Quindi il concetto e l'impatto sulla filiera, noi abbiamo valutato addirittura in circa oltre 3.000 persone italiane, a Sado 3.400 persone italiane in Italia, ci sono 10.000 persone nella filiera dei fornitori che lavorano grazie agli ordini presi a livello internazionale da un'esempio di tempo. Il secondo punto che abbiamo visto importante è quello che sta succedendo sul mondo della manutenzione del service delle turbine a gas. La centrale elettrica dura 25 anni, l'hanno insegnato loro, si vende 3 volte, 4 volte, una volta quando la vende, 3 volte in 25 anni. Questa attività di service a livello globale su tutti i parchi installati è sicuramente, grazie alle competenze che Ansaldo ha rafforzato, ha costruito, ha sviluppato, è sicuramente campo di caccia molto interessante per lo sviluppo come sviluppo pensato. Quindi su questi due angoli abbiamo visto l'azienda è stabile, porta lavoro in Italia, ha una sostenibilità, il piano che ha presentato l'azienda. Ecco, volevo dirlo dopo, magari giro per dovuto, qui non dà lo spunto per fare questo tipo di considerazione. Con le 10.000 persone, 10 a 12.000 persone di indotto abbiamo questo proprio indotto, 2.700 circa sono indotto. Giro di acquisti annui che Ansaldo ha per superare le cifre medie negli ultimi 3 anni, che sono circa 600-650 milioni, in questi anni il 18% sono in Liguria, tutto per dare una rappresentazione come territorio risposto. Ed è giusto quello che diceva, un'altra operazione sostenuta dal fondo e suggerita da questa nostra tipologia è quella di pensare al di là del futuro in termini economici, fare filiera, per riuscire, questo va un po' in linea anche con il
ha fatto il Presidente, di riuscire a aggregare attorno alla saldo energia, ma non solo con la saldo, perché la saldo energia, ma anche con la saldo energia, una serie di fornitori che lavorano nel settore specifico. Quando effettivamente si è fatta l'operazione, se noi parlo di 5 mesi fa, il fondo chiede al sottoscritto di dire qual era la tipologia dei fornitori, quanto poteva essere il territorio nazionale. Cioè, questo è significativo, per noi è utile perché abbiamo visto andare a lavorare all'estero portandoci dietro ai fornitori, non è soltanto una questione di egoismo, è una questione di qualità, è una questione di tempo e di sicurezza. E questo quindi, l'altro progetto che il Fondo Fratello Italiano si ha è attorno alla salvaguardia di creare una filiera a livello nazionale, più ampia possibile, che consenta anche di muoverci come esportazione in maniera, così come fanno altri paesi in maniera diversa. Insieme le due cose potrà aumentare non solo il fatturato a saldo energia, ma potrà aumentare l'indotto di l'Italia, che ha citato poc'anzi, nel 1900, c'è avuto il 49%, è già il fornitore di saldo. A questo punto è chiaro che sarà della generazione, ci sono già altri fornitori che rientrano in qualche modo, sono fornitori nostri, che possiamo aumentare. Ecco, non è da trascurare questo aspetto di filiera come elemento di creazione di un obiettivo energetico del paese. Sì, sono un po' le cose che cercavo di dire stamattina quando si è aperto il dibattito, se qualcuno di voi ha partecipato, insomma, chiamando la logica dei campi nazionali, che non c'è più senso. A me pare che questo qui sia un tentativo da fare, no? Nel paese, come cose che ho scritto nella versione di Danzo. Il paese ha avuto un miglioramento notevole sui mercati finanziari, con il nostro reddito, è un terzo, poco più di un terzo, non è più. Hai acquistato anche un deposito di attività internazionale con contatti molto opportuni con paesi europei, Stati Uniti, paesi arabi, quindi soffre invece ancora molto il paese cioè, dal punto di vista del suo apparato produttivo. Adesso è uscita la notizia stamattina che dopo il fare 8 trimestri negativi, ha avuto un trimestre più di 1, no? Capite che dopo 8 trimestri meno, un trimestre più di 1, cioè, questo poi è il dibattito politico di queste ore, partecipato alla direzione di sono intervenuto anche di questo. La filiera produttiva ha sofferto moltissimo, nel senso che nella restrizione di risorse che c'è, si è colpito in qualche modo anche tutta l'attività che il paese ha fatto con le attività produttive, no? Come si chiamava con la legge 908, come si chiamava con la quella per attività produttive, chiaro, sono diventati molto anche gli investimenti pubblici che in qualche modo e poi l'indebolimento della struttura economica del paese ha fatto in maniera moltissima anche gli investimenti privati. Poi nel campo dell'energia la crisi si sente pesantemente, cioè adesso non vanno neanche a pieno ritmo neanche le centrali di gas, anche se non fermi a lungo, insomma, no? Vanno a 60-70%, magari sono va bene. Beh, no, alcune sì, diciamo, dipende da carbone, gas, eccetera, insomma, il prodotto di gas, adesso in questo momento in Italia nessuno farebbe un impianto a gas, nel senso che è più quello che ti costa la materia prima di quello che ti dà la vendita l'energia a carbone. Quindi la speranza è proprio quella di un passaggio politico in cui noi, un po' affrancati dalla questione finanziaria, siamo usciti dalla procedura di e magari ponendo all'Europa anche una questione di non sacralità, diciamo, di questi vincoli, visto che ha fatto il Presidente della Repubblica, no, nel giorno scorso, poniamo questa questione non per tornare a spendere malamente, che ci mancherebbe altro, ma per tornare a investire un po' in alcuni profili decisivi per il futuro del paese, insomma, le grandi infrastrutture, le grandi reti, insomma, no? L'energia, i trasporti. Questa mi sembra la... Ora, voi sapete che si è aperta una discussione, ho parlato ieri in direzione pubblicamente, anche interloquendo con Matteo Renzi,
che si è aperta anche una discussione sopra, che si è fatta, qui ha partecipato anche Renzi con un commento. In realtà, diciamo, è possibile sapere chi ha ragione o chi ha torto, dipende da quello che succederà. No? Se farete buone cose hanno avuto ragione noi, se non si riuscivano a fare buone cose avranno avuto ragione quelli che hanno detto che bisogna lasciare che il mercato fosse più libero. Io sono convinto che sia fatto bene, insomma. Sono convinto che sia fatto bene perché innanzitutto vendere quando si è obbligato a vendere non è mai una grandissima situazione. Insomma. Questo è un giudizio vale anche per STS, dove peraltro la situazione secondo me è diversa da energia, insomma, molto diversa da energia. Poi, diciamo, se avesse acquisito Siemens di un paio d'anni fa, secondo me avevo fatto una scelta un po' drammatica per come Siemens è messo adesso nel settore dell'energia, in quanto a capacità produttiva e a mercati disponibili. Posso aggiungere un numero? Siemens avrebbe previsto che noi si presentasse. Perché poi le cose si sanno sempre dopo, insomma. Poi naturalmente è diverso il rapporto con la realtà asiatica che vuole entrare nel mercato europeo, chiaro, questa è un'altra questione, poi a partire da che ne parliamo oggi, è diverso ancora il rapporto dei capitali finanziari che vengono al mercato, in un momento anche non negativissimo nel mercato azionario, perché al momento questo mercato azionario, ad onore della situazione economica del paese è abbastanza difficile, non del tutto negativo. E quindi dipenderà molto da quello che succederà, insomma, quello che mi spaventa, poi ne abbiamo parlato anche, come dire, tra virgolette privatamente ieri pomeriggio, ieri mattina, il problema è non usare dei cliché su materie molto complesse, molto diverse una dall'altra, insomma, secondo me questa è una questione fondamentale, perché non si possono usare dei cliché, intendiamoci. Le posizioni che Matteo Renzi ha assunto sono molto spesso posizioni che ha assunto per combattere i cliché che esistevano dall'altra parte. Io riconosco questo aspetto e che in qualche modo bisogna rompere. Però appunto bisogna anche evitare di immaginare che tu possa sostituire un cliché con un altro di segno opposto, che quest'ultimo va sempre bene, insomma. Perché la cosa è molto più complicata. Comunque io sono più tranquillo così. Vorrei aggiungere che noi non è che se lo dico tanto Zampini quanto Ingegneri Volta. Noi siamo una regione piccola che qui ha accolto tutti con molto piacere. Noi qui abbiamo Siemens, Ericsson, ABB, Piaggio che ormai è, diciamo, è sostanzialmente Arbada, no? Credo che si può dire perché siamo in streaming, ma insomma adesso è Arbo Indiano. Poi abbiamo Bombardier, abbiamo Carnival, abbiamo Toshiba, abbiamo Conship, ci abbiamo Maersk, ci abbiamo PSR Singapore, quindi cioè, benché questa regione sia descritta come una regione chiusa al nuovo, cioè, abbiamo 10 realtà internazionali che in pochi decenni, insomma, in alcuni casi presenti da tempo, ma sono arrivate qui, insomma, no? In settori più diversi, industria, shipping, sì. Porte, in realtà armatoriali, e abbiamo tuttavia anche una situazione in cui bisogna continuare ad essere aperti perché, diciamo, da un saldo energia a quota, a un saldo STS, a Ilva, a Caige, il tema di apporti azionari, diciamo, per questa realtà è tema del tutto aperto, no? Perché voi ci avete parlato di partner borsa, che vuol dire apporti azionari. Finmeccanica ribadisce che intende di smettere il settore dei trasporti, Ilva è commissariata, ma è chiaro che sarà commissariata per un certo periodo, poi bisogna bene avere gli azionisti, no? Italiani, stranieri, anche noi, torneremo ad avere gli azionisti, diciamo, diretti. E Carige fa un aumento di capitale 800 milioni di euro. Quindi noi siamo una realtà in cui anche per una debolezza della struttura imprenditoriale autoctona e privata, per invece una presenza molto significativa, no? Di un'attività dello shipping che fino a 20 anni fa era concentrata in mano pubblica, il consorzio del porto,
o addirittura le capitanerie marittime, nel caso diciamo, di alcune altre realtà puntuali, è aperta diciamo, l'ingresso di... Dopodiché bisogna capire un po' come queste cose avvengono, no? Come ci ha detto poco fa, fa pensare che almeno l'operazione precedente abbiamo fatto bene a pensarci bene, insomma. Pensarci con calma. Ecco. Adesso si apre una pagina interessante, vediamo come giocarlo. Insomma, il paese è un paese che ha 60 milioni di abitanti ed è il secondo paese manifatturiero d'Europa. Quindi non, tutti questi esempi, questi paragoni con la Grecia, con la Spagna, con il Portogallo non reggono per dimensioni, diciamo, è massa critica. E quindi è evidente che questo paese qui si riprende se mette insieme un'operazione di finanza pubblica e un'operazione di rilancio delle filiere produttive. Insomma. Perché da tempo questi settori, come dire, lavorano in condizioni di difficoltà evidenti. Abbiamo detto mille volte, no? La burocrazia, la lentezza delle decisioni, come funziona la giustizia. No? Adesso ho visto che per la centesima volta hanno inviato la trattazione dei ricorsi per tirare un po'. Cioè, la cosa drammatica non è tanto il sì o il no, quanto è continuo, forse, è sempre in forza. No? Forse si farà con l'investimento, o almeno si potrà fare, poi sono condizioni di mercato cambiate, va bene. Ma se si fosse deciso all'epoca, le condizioni di mercato erano ancora diverse. Questo vale per l'edilizia, questo vale per l'energia, vale un po' per tutti. Insomma. Quello che vogliamo dirvi, poi sentiamo se i colleghi hanno da aggiungere, è che le limitate possibilità di intervento nostro le mettiamo a disposizione, insomma, l'azienda, il fondo, gli azionisti. Insomma. Queste limitate possibilità sostanzialmente sono l'attività di formazione, se richiesta, e questa è una cosa ordinaria, nel senso che l'FSE destina risorse significative a tutti quei processi di nuova formazione, di formazione permanente che fossero necessari. Una cosa che in passato qui si è usata molto quando il cantiere di Sesto Imponente divenne un cantiere da crociera, per esempio parliamo degli ultimi anni 90. Ci fu bisogno di professionalizzare molti giovani o di cambiare un po' lo skill di gente che era già lì e si fu usato molto. Poi c'è questa possibilità di accordi di programma per investimenti, per crescere, per la ricerca, una cosa che adesso è un po' congelata, ma che abbiamo attivato per Ericsson, un po' congelata nel senso che il mio si è fermato, noi saremmo stati pronti, anzi saremmo ancora pronti. E poi ci sono attenzioni di altro genere, tipo quelle legate all'uso di aree, insomma, adesso. Naturalmente Zampini conosce queste cose benissimo e magari le conosce meno bene, come dire, il fondo, ma le intese raggiunte con la gestione commissariale di Ilva sono giunte a questo punto, che loro liberano 100.000 metri quadri, che non è un numero enorme, ma sono 100.000 metri quadri, che a Genova poi sono anche abbastanza significativi. E uno di questi spazi è uno spazio, come dire, con accosto al mare, con subito di sbarco in barco, con 25-30 metri quadrati, quindi di spazio a terra. Naturalmente loro hanno esuberi che poi saranno quantificati meglio, che naturalmente potrebbero diminuire se venissimo a capo la vicenda amianto. Chiedono agli eventuali investitori di farsi carico parte, per quanto possibile. E abbiamo chiesto a Confindustria e autorità portuale di fare un po' di scouting per capire chi fosse interessato. E naturalmente ricomporre la filiera qui, anche quella della spedizione, non interessa, ci sembra che sia una cosa ragionevole. Non parliamo di grandissimi numeri, non so, poche decine, no? 20. Però parliamo di una semplificazione notevole per l'attività che, come dire, lavora meglio se produce in barca. Insomma, non si deve fare una riduzione di metri, è una riduzione dei costi delle macchine. Una cosa che discutiamo già con Emilio Riva e con il figlio Daniele, proprio in questi uffici al piano di sotto, ma che non fu possibile concludere positivamente per un rifiuto che alla fine si manifestò essere superabile. Ed è tutto immotivato, aggiungo io, come il 700, però insomma. A proposito di questo è evidente che
speriamo che si possa concludere positivamente la vicenda Ilva nazionale, perché l'acciaio è un po' la madre delle filiere industriali, no? Magari altri settori, per altri settori ancora di più che per voi, ma comunque poi sempre lì si ha. Esatto, sono importanti comunque. Vabbè, lì, tanto come dire, si è già detto, quindi si può anche ripetere, una delle quattro aree che loro liberano è l'area della vecchia centrale dismessa. Il Comune ci ha detto che c'è una qualche riflessione che si è avviata con Irene, ma credo anche con voi, cioè, se sarete... Ma l'assessore sarà una distrazione strategica, diciamo. Sì, ero molto interessata a quello che diceva. No, ho detto che una delle quattro aree che loro liberano, una è questo termine, sostanzialmente un termine portuale, non c'è parcheggio. Non c'è, guarda l'assessore all'ambiente. Sì, compatibili, sì, sostenibili. Una è, diciamo, un'area di calcinera, una è un'area più piccola, insomma, non è quell'area lì. Voi avete quella centrale di cogenerazione, avete preso a voi, non voi. Fatta voi, ce l'hai io. Quindi almeno due di quelle aree potrebbero essere anche di interesse. Insomma, comunque è abbastanza chiaro che stiamo trattando del cuore della produzione industriale di questa città, di questa regione. Ma siccome abbiamo un po' di tempo, siccome, come dire, voglio che anche altri se lo vogliono possano interloquire. Se mi permetti, volevo fare un passaggio che può essere collegato sia al passato che al futuro. Era sull'Africa. Chi vi parla non è contrario a un tipo azionariato anche non italiano. Però bisogna intendersi bene quando si parla di investimento. Nel periodo recente si intende che l'investimento è una forma molto varia. È un soggetto che viene, che investe, che rischia di portare via poi la produzione. Io non ritengo un investimento positivo. Per esempio, se è andato positivo per questo fatto, se uno investisse, faccio un esempio magari banale, se lo dico, in una municipalizzata è difficile portare via gli autobus o i trasporti, quindi questo è un investimento rimane sul territorio. Il primo punto è di fare investimenti e capire se questo è un investimento per la realtà produttiva. Questo sarà un parametro che potrà contraddistinguere la regione futura, sia del fondo strategico che sia una notazione breve che ci tenevo a sottolineare in termini più ingegneristici del problema. A voi. Ci sono se interessi. Posso... Ci sono il bilancio e la formazione. C'era sicuramente questa curiosità a capire quanta terra sarebbe a voi utile per quali processi, ma abbiamo già parlato presidente. Oltre all'offerta in sé, noi abbiamo sempre di più la convinzione che tutto il sistema dell'istruzione e della formazione debba verticalizzarsi in una filiera sempre più integrata alla filiera pubblica. La vostra scelta come saldo energia va sull'alta formazione, evidentemente, ma noi abbiamo moltissimi ragazzi che invece sono una filiera produttiva, non di alta formazione. A noi interesserebbe molto collaborare sotto questo profilo, perché la domanda di formativa, quindi poi di competenze delle aziende, dovrebbe essere il panorama dentro quello di scuola. Anche in presenza, di presenza in azienda dei ragazzi nel momento in cui siamo in processo. In Liguria sono 32.000 i ragazzi che frequentano un tecnico professionale, dovessimo mandarli in un giorno tutti insieme in azienda, non avremmo nemmeno la capacità così grande. Quindi mi interessava capire un po' di più e meglio il discorso del processo di filiera con l'indotto, perché qualificare l'indotto credo che sia un tema strategico e per noi diventa importante.
costante per consentire alla scuola di crescere. Penso che quello che ci aspetterà non solo nel settore dell'energia, ma nel settore in generale dell'industria, nei prossimi anni, specie per i paesi emergenti, sia proprio la necessità di uscire con un prodotto sempre più qualificato, cioè di lavorare sulla fascia alta e non sulla fascia bassa. È difficile competere in termini di costi con alcuni paesi che hanno normative anche sul lavoro molto, molto più aperte, meno stringenti, meno corrette. A competere sulla qualità, sulla capacità. In Italia vi è, a mio parere, una notevole capacità di fare ingegneria di sistema, lavorare su sono dei distretti particolarmente vari in certe aree, sulla meccanica, sulle valvole, sulla componentistica, sull'aeronautica, ecco, degli altri paesi. Quindi questo è necessariamente esposto, l'abbiamo visto, quando ho detto di perché è responsabile all'interno della sala di regia, e l'abbiamo fatto spostando proprio il livello di istruzione verso l'alto. Quindi noi siamo disponibili a seguire un percorso di aiuto, di istruzione sulla formazione, di inserimento. Forse ricordate che nel passato, quando si parlava di nucleare, ma non solo di nucleare, abbiamo fatto dei master di caratteristica nucleare. A 20, l'obiettivo di avere 20 persone che avevano già primo mandato. Mandato di assunzione all'interno, quindi ci eravamo già mossi con l'obiettivo di quasi assunzione, anzi c'era l'impegno di assumere, il fatto salvo che poi la persona si mostrasse inadeguata. Il primo master fu fatto praticamente tutti, beh, è chiaro che noi possiamo fare formazione in funzione della linea del prodotto di mercato, su questo siamo altrimenti. Io personalmente sono convinto, ma l'azienda è anche in fondo convinto, il nostro mercato sarà un mercato della qualità, non sarà un mercato del costo basso, sarà un mercato della qualità. E questo anche quando si ragiona sulla presenza dell'istituto della tecnologia, sul fatto di fare ricerca base, è uno degli elementi qualificanti del territorio, con cui poter attrarre anche strumenti disponibili. Questo vale quindi anche per l'indotto? Vale anche per l'indotto. Noi, metto un attimo il cappello di Confindustria, veramente noi come Confindustria abbiamo fatto, iniziato lo scorso anno, ma l'abbiamo già fatto anche prima, abbiamo aperto il nostro ufficio acquisti, con le varie aziende, diceva la tipologia di prodotto, la tipologia di prodotto, qual era anche il budget anno che volevamo investire per consentire a tutti gli imprenditori del territorio di tararsi, l'accenno è stato con tutti, abbiamo bisogno di qualità. E quindi sicuramente con l'indotto questo alza il livello e aumenta anche il termine di risorse. Un esempio che ho citato recentemente, posso dirlo, quello del cosiddetto 3D printing, questa nuova tecnologia che molti utilizzano per creare elementi particolari complessi con macchine laser con polveri di materiale. L'industria si sta muovendo insieme a alcuni imprenditori privati, facciamo l'energia, noi siamo parte di questi. Territorio, alcuni centri di lavorazione, condizioni che ce ne sono già altri, nel territorio nazionale, Novara, Monte e altre parti, perché questo può essere un elemento caratterizzante la comunità strategico e interessante. Molto sicuramente. Scusate, grazie. Rispetto a questo investimento in canestro sulle turbine, eccetera, per centrali sia a gas che a carbone ancora. La gas brucia gas. Sì, no, dico anche a carbone, fate centrali, anche a la gamma, sì, la gamma di le salto a quel che dice. No, perché poi mi negavo questa domanda al fatto che cioè perché no, fanno sia turbina gas che a carbone. Esatto. Sia turbina gas che a carbone. Esatto, sì, sì. Vapore viene prodotto col carbone. Sì, 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 vabbè, adesso lo dico. Centrale fanno turbine, carbone... fanno turbine che si applicano in tutte le centrali. Sì, tutte le centrali. La provetta carbone, ok. Ma è una permessa? Ho usato un ingegnere, quindi. È una permessa per dire?
No, era una premessa per dire che a me interessa anche capire, visto che siete aziende, fate anche ricerca sulle tecnologie, tutto questo aspetto del miglioramento tecnologico ai fini dei miglioramenti ambientali, delle persone ambientali. Perché quando si parte da zero con per esempio nuovi progetti, si parte rispetto a quello che penso a. Sì, no. Paesi in via di sviluppo puntano molto più alla produzione di potenza, si lo sta notando che le emissioni ambientali non sono il primario obiettivo di questi paesi. Altri paesi che nel corso degli anni, quando per Spagna, per esempio grosso, la Cina o anche l'India, che avevano già, hanno raggiunto livelli di inquinamento molto elevati, oggi si stanno ponendo questo problema. Si stanno spostando alcune produzioni di carbone verso il gas. Quindi sono due tipi. Tanto è vero che noi proprio in funzione di questo abbiamo due tipi di offerte, tecniche e economiche. Nell'ambito del gruppo che ho fatto e provato sull'impianto dell'energia mezzo fa, abbiamo visto che possiamo votare bruciatori che hanno maggiori emissioni all'interno sempre dei limiti europei, quindi non offriamo mai valori. Cioè, anche in paesi dove i limiti sono più alti, date quelli europei. Con potenza superiore. Abbiamo bruciatori addirittura con limiti superiori, quelli standard europei. Quindi ultra super. Voi dell'ambiente ci state imponendo con potenza un po' inferiore. Quindi, visto che appunto i paesi industrializzati come il nostro e altri ci sta molto più vai. Non voglio citare nomi perché non voglio. I paesi di sviluppo loro vogliono potenza. E da questo Beh, percorso nostro, sono nel corso che abbiamo fatto tutti noi. Sono. Quindi allora sono aree, quindi oggi lavora ancora molto sul carbone. Quindi lavora ancora molto sul carbone, si aspetta pian piano possa spostarsi sul gas. E anche la tecnologia però anche sul carbone è migliorata nel frattempo. Sì, è migliorata, però lei che sta dicendo guardate, sai, con le emissioni sul carbone bisogna avere altri sistemi di abbattimento del polvere, del SOX, Denox, quindi appesantiscono con una serie di sottotitoli che la soluzione dell'inquinamento passa attraverso il gas, aiutato da quello che è il gas da roccia. Ma quando c'è il gas comincia a funzionare? Sì, comincia ad inquinare, infatti in realtà. Poi in Europa ancora no. L'Europa ha problemi di ritengo giustamente dal punto di vista ambientale perché l'estrazione, al di là del grosso consumo di acqua che si sta rivelando in alcuni paesi anche aree degli Stati Uniti, un problema induce dei microsismi. Se non c'è la preoccupazione se possono indurre i microsismi locali. Una roccia, no? Una roccia friabile, quindi la sperata si fa la pressione, ci vuole molta quantità proprio per bisogno anche gli Stati Uniti stanno ponendo certe aree che diciamo un bilanciamento sull'acqua un po' eccitato. Però gli Stati Uniti c'è un caso che si tira fuori dalla roccia. Allora hanno fatto una scelta precisa, hanno fatto scelte il gas per diventare indipendenti da tutte le energie e per aumentare il livello dell'impiego della diminuire il livello della disoccupazione. Portando in questo più la manifattura per un paese, facendo infrastrutture, per riguardo a caso, le rocce sismiche sono collocate nei paesi intermedi degli Stati Uniti e non sui confini verso il mare dove prima arrivavano le rocce. Quindi c'è un ricambio infrastrutturale. Una bella compensazione. Insomma. Cosa sta succedendo? Che il loro carbone lo stanno portando in Europa a costi molto bassi. Quindi c'è stato un pochettino. Gli Stati Uniti? In Germania sono stata adesso visto queste miniere a cielo aperto di vicino a Düsseldorf, di Fondone. No, effettivamente, perché questo tema adesso del carbone, al di là delle sensibilità ambientali, di uno e dell'altro, io sono anche sensibile che il mondo produttivo vada avanti, però è un tema, cioè piano piano ci si sposta verso sensibilità. Però la Germania ha detto che si fa un dato, la ho visto anche che sul Reno viaggiano queste chiatte piene di carbone avanti e indietro. Ma dai, dato la Germania. Sì, in termini energetici. Ma le chiude tutte le centrali, no? Le nucleari. 7 su? Sì, ne ha. No, parliamo di quelle nucleari. Ah, quelle nucleari. Dell'energia nucleare.
6%, 6-7% dei rinnovabili, 7%. Sì, è pieno di pale da tutte le parti. Le potenti installate molto superiori. E la parte rimanente, l'olio combustibile e il carbone. Parliamo della metà del 50%. Grandi paesi, diciamo, in più hanno le miniere di carbone. Le miniere a cielo aperto, sarebbe come se il nostro Fuji, se non avessimo il golfo che ha, sarebbe giustamente molto possibile, perché già il contenuto del golfo nel Fuji è troppo elevato, probabilmente di non diventare sicuro. La tecnologia aiuta a risolvere. Sì, sì, ma infatti a me interessa tantissimo questo aspetto delle attività, che poi non è solo, magari, voi fate la parte delle turbine così anche poi. No, sistemi di post-trattamento degli effluenti gassosi, dei solforatori. Quelli di no. Statici dei nostri. Saldo produce macchine rotanti. Chiaramente collaborate con aziende che gli fanno. Non volevo non venire per me, perché lui è un tecnico che lavoriamo in finanza. Noi come saldo sulla parte carbone, le rotanti sono proposti per fare la parte a sezione vapore. Sull'impianto, qui facciamo riferimento alla sezione Savona, potremmo fare, se eravamo proposti anche per fare il coordinatore generale di ingegneria di impianto, anche come valenza per avere una referenza sul mercato internazionale. Perché sono impianti in cui fatto 100 valore dell'impianto, la parte sezione vapore pesa il 15%, per la parte restante. Noi possiamo combinare la parte restante, quindi il nostro obiettivo è mantenere sempre in posizione quello che sappiamo fare meglio, cuore, la parte di cuore, la parte della caldaia, anche la parte delle tecniche. Poi l'impianto a carbone è fatto in quei paesi, non ha senso fare la caldaia, purtroppo, non ha senso farlo in Italia perché è troppo complesso, ma poi ha senso spedire il cliente. Altre che a voi sarete piacere naturalmente uffici abbiamo qualche minuto ancora altrimenti chiudiamo grazie a voi un bel bagno di conoscenza lo do direttamente Right.